Ciao amici e benvenuti a questa nuova puntata di Cinebreak. Oggi parleremo, questa sera parleremo insieme a tanti amici e colleghi della nuovissima camera compatta di Red, la Red Comodo 6K. Come sapete, Red ha una linea di macchine che va da quella classica compatta DMSC2 ad una versione un po' più grande, che è denominata Ranger, e adesso è uscita con un nuovo corpo camera molto molto compatto, 10 centimetri per 10 centimetri, che sta facendo letteralmente impazzire tutti i videomaker, i direttori della fotografia in giro per il mondo. Io non voglio perdere tempo e subito introduco gli ospiti di questa sera. Vedo che c'è una condivisione di schermo. Ciao a Esatto. tutti, ciao a tutti. Ciao. Rob, interrompi un attimo la condivisione per piacere, così vi vediamo un pochino tutti quanti grandi. Eccovi qua. Allora, Buonasera. abbiamo. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo Luigi Buonasera. Valtolini da Lucano. Ciao Ciao. Luigi. Ciao, Cine 5K. Roberto Pinto da Milano. ciao. Ciao. Ciao Robby. Abbiamo Stefano Gabriele da Roma. Ciao Buonasera a tutti. Stefano. Riccardo Mangiarotti, dealer Red Italia da Milano. Ciao Riccardo. Lorenzo da Bologna, il mio collega autore del programma. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovati dopo la pausa estiva. Esatto, è stata una lunga pausa. Abbiamo Roberto Leone dalla Puglia, in pieno green screen, il nostro grande operatore drone e operatore Red. Ciao Roberto, ci Ciao a saluta, tutti. ha il microfono spento, però ti abbiamo sentito, e il grande Riccardo De Santis con una Stormtrooper sulla destra, credo. Sì, esatto. Ciao, ciao Ciao Riccardo, come ragazzi. stai? Da Roma, Bene, anche bene. lui Red Italia. Come va? Tutto bene? Domanda di riserva. Domanda In di questo riserva. periodo domanda di riserva. No, dai, sì. Devo dire che grazie a questa macchina c'è stata una movimentazione del mercato incredibile. Adesso è da capire un attimino la cara mamma Red quando si decide a mandare un numero consono di macchine, perché la richiesta è incredibile. Poi molti di voi l'hanno già provata, delle altre persone che sono collegate l'hanno già provata, effettivamente è una macchina che per il costo che ha una qualità pazzesca. Perché questa macchina sta facendo tanto rumore, Gigi? Buongiorno, buonasera a tutti. Bella domanda. Io posso dirvi I love it di questa camera. Fatto sta che come Riccardo vedo che anche lui ce l'ha bianca, l'abbiamo ricevuta un attimino in anticipo rispetto a quelle di serie che stanno uscendo ora, ovviamente. Beh, io di quella camera qua non posso dire niente. C'è un bell'aspetto che è il fattore, purché molte persone pensano che il fattore quadrato di questa camera sia qualcosa di negativo. In realtà, credo che Red, da questo punto di vista, l'abbia indovinata, anche perché il fattore quadrato, come le persone che abbiamo qua in chat, hanno sicuramente visto la posizione sul gimbal, la posizione sui droni, ed è facile bilanciare questa camera. Le novità che mi piacciono, devo essere molto schietto, la novità che mi è piaciuta di questa camera, perché ho comprato questa camera, ed è ancora tuttora la funzionalità del sensore, che è il global shutter. Questa cosa mi ha reso, diciamo, un passo più vicino a quello che era la vecchia pellicola con lo shutter, con l'otturatore meccanico. Questa cosa è abbastanza importante per una camera cinematografica, visto che comunque sappiamo tutti che anche le DSLR a grande formato hanno tutte queste problematiche di rolling shutter. Quindi, tornando un attimo alla Comodo, il fattore prezzo, quindi è concorrenziale rispetto agli altri,
ha portato sì che io ne acquistasse due. Sono andato un po' alla cieca perché ovviamente lo sappiamo tutti, Red Jarrett ha questa mania di buttare fuori le camere a casaccio ed è difficile credere anche a persone che non sono tra l'altro del mestiere, no? Sappiamo tutti che se una persona, un direttore della fotografia, un regista importante la utilizza, hai già delle buone basi per acquistare questa camera. Io quando è uscito su Facebook diversi filmati non ero molto entusiasta, sinceramente. Poi, vabbè, ci si butta, si ha anche le possibilità a volte economiche, quindi niente, ho comprato questa, sono molto soddisfatto, tanto, tanto sì che non utilizzo più le altre. Credo che anche le altre persone che sono in questa chat riconoscono che comodo è proprio una piccola camera. Quando abbiamo due batterie, un sacco con dentro tutto, tu parti dal magazzino, adesso per chi c'ha il magazzino, e non credi a te stesso perché dici solitamente in carica batteria, le Anton Bauer grosse, cavalletto grosso, tutto quello c'è, parti con una valigetta e hai qua tutto. Questo è fantastico. Poi tutto ciò ammetti che invece di un Ronin 2 ti basta un Ronin S2 e ci Esatto, lavori benissimo. esatto. Anche un uomo. Certo, Roby. Io credo che questa camera, almeno dal mio punto di vista, anche per chi è interessato a casa, sulla colorimetria, è stato anche un passo verso qualcosa di molto positivo. Le camere Red avevano tendenza e hanno ancora tuttora una tendenza verso il verde, lo sappiamo tutti. Questa ha rivoluzionato un po', forse un po' più magenta, ma è una camera molto più calda. Infatti, se guardate l'immagine, è molto più piacevole. E questo io l'ho constatato veramente con persone che ho a che fare, che a primo acchito piace. Questa camera piace, non c'è niente da fare. Poi è ovvio, siamo in una generazione elettronica dove molti sensori sono molto uguali, siamo tutti strettamente, no? Ci sono le Sony, ci sono queste. Red, deve piacere, non ci sono storie che tengano. C'è chi non piace e c'è chi piace. Comodo sta andando nella direzione che piace un sacco, piace per il suo fattore piccolo, piace per la colorimetria, piace per il global shutter, piace a tutti ed è bella. Tra l'altro io stiamo sviluppando con un mio collega colorista una versione della LUT di Panavision proprio per la Comodo che poi condividerò gratuitamente a tutti gli user che porterà questa colorimetria abbastanza particolare su questa piccola camera. C'è un fattore anche importante, poi concludo perché poi so che vi rompo le scatole. Comodo, a differenza di tutte le altre camere, è molto cinematografica, ma anche per le utility che ha. Noi sappiamo che possiamo importare le LUT in camera. C'è tutto un processo CDL molto importante anche per il DIT che molte camere non hanno. E questa camera ha, secondo me, la consapevolezza di essere una piccola camera in un parco di grosse camere, fa il suo perché. Tanti la utilizzeranno, vi diranno che la utilizzeranno come camera B. Io sono convinto che questa camera nel prossimo anno sarà già una camera A, né più né meno. Riccardo, che cosa ne pensi in merito? Che feedback stai avendo dal mercato? Ma dunque, posso dire che l'esplosione di richieste era preventivato, ma non così tanto. La macchina è stata concepita a detta di Jared come macchina BCD, quindi vuol dire da sue parole, da un'intervista pubblica. Concepita su richieste di specifiche di Netflix che voleva una camera, una crash cam, ma al pari delle prestazioni, delle qualità delle camere A. E dopo 2 anni hanno finalmente trovato la quadra in un cubetto che è grande, adesso io, la mia bianca è lontano, 10x10. Diciamo che il prezzo ci ha un po' molto disorientati, perché con questa qualità le performance, le prestazioni, i Red sono, diciamo così, notorie, ma su macchine di profilo dai 15, 20, 30 mila euro in su, circa. Andare su un apparato che costa poco meno di una Sony portatile, tanto per fare nomi e cognomi, che è in una fascia di mercato, tra virgolette, a leggermente prosumer sotto i 10 mila euro,
è una cosa che Red era, voglio dire, si avventurava in un campo nuovo. L'esplosione è stata istantanea a livello mondiale, anche in Italia, tant'è vero che abbiamo veramente problemi di consegne, in quanto ce ne mandano veramente la metà, come dicevo io prima, di quelle che noi ne abbiamo già in prenotazione, e ci aspettiamo che la macchina possa dare il suo perché ancora di più quando comincerà a essere presenti nei set, tra virgolette, veri, non in, solo in mano a videomaker, diciamo così, che lo utilizzano per proprie produzioni, ma su produzioni cinematografiche che poi sono divulgate sulle piattaforme, al cinema, piuttosto che negli industriali. Una macchina da poco meno 6.000 euro, io dico sempre, attenzione, stiamo parlando di 5.500 euro, sembra che sia un giocattolo, in realtà nel momento in cui vai a vedere la timeline, vai a vedere la qualità, vai a vedere l'R3D, vai a vedere i 16-bit, vai a vedere quei parametri che un professionista è abituato ad andare a vedere immediatamente per riconoscere la qualità di uno strumento di lavoro, allora veramente cadono i denti. E questa cosa anche Gigi se n'è accorto, per quando se ne è prese due e pronti via ha utilizzato già subito per le sue produzioni. Rispetto all'R3D, rispetto all'R3D, diciamo, delle sorelle maggiori, mi rivolgo un po' a domanda. È una domanda che mi fanno tutti. Poi dopo passo agli altri miei sarebbe colleghi, interessante infatti utilizzatori, a dare un proprio feedback, più di me, che voglio dire, io cerco di addentrarmi tecnicamente, ma ho un ruolo in azienda purtroppo non troppo, non sempre tecnicistico. L'R3D è l'R3D della Red, c'è niente da fare. L'R3D con il classico RAW Red, trattabile con tutti i software di editing, di montaggio, di color, che sono notori e che sono assolutamente ormai di utilizzazione su tutti i desktop, anche desktop portatili. Quindi la differenza tecnica qualitativa, una volta che vai a confrontare con l'Helium, con Gemini, che è un altro sensore e quant'altro, non noti una grossa abbattimento di qualità consono all'abbattimento di prezzo. Non c'è, anzi, al contrario, a 6.000 euro vai in una fascia di mercato, cioè vai solo in una fascia di mercato, tra virgolette, più ampia, ma con le performance e prestazioni tipiche della Red. Ora, sarà propedeutico per un futuro evoluzione del marchio Red? Sarà, vedremo. Io ho delle aspettative di vendita che sono addirittura più alte di quelle che Red mi ci ha indicato per il nostro mercato. Io vi ringrazio tutti quanti per la fiducia. Purtroppo alle 18:15 una riunione di classe e quindi vi devo lasciare per entrare fra 15-20 minuti. Ho fatto questo intervento veloce, lascio a voi disquisire di quali sono le bontà e i minus di un apparato simile. Quattro di voi già le stanno utilizzando. Grazie mille Riccardo, sei stato gentilissimo. Ho sintetizzato e mi conoscete tutti, io purtroppo ho una riunione di classe in cui non posso esimermi. Sarebbe molto interessante parlare anche del global shutter, del range dinamico, del fattore di compressione. Che ricordiamo, la macchina porta praticamente tre fattori di compressione, LQ, MQ e HQ, per capire un pochino qual è la differenza rispetto un po' alle grandi e soprattutto anche il range dinamico della macchina, avendo una macchina, diciamo, con global shutter rispetto alle altre, come cambia o se avete notato delle differenze. Noi, io con Francesco Morra, abbiamo fatto delle prove, dei test con la Ranger Gemini e side by side siamo rimasti impressionati, cioè alla fine non abbiamo appurato, fatto, diciamo, i test scientifici come li fa Gigi, però siamo rimasti molto impressionati dal file.
Qua dopo chiudo l'intervento perché mi hanno cancellato l'appuntamento e comunque sto sempre qui con voi. La sorpresa è questa, la sorpresa è veramente questa. Diciamo che a grandi linee, poi non mi voglia Gigi che utilizza queste macchine da tempo sul set H24, è più un sensore, una scienza colore che si avvicina alla mostro, più che al Helium 8K o la Gemini che è di tutt'altro sensore. Quindi far comprendere al consumatore di questa fascia di mercato che ha questo prezzo, ha la qualità di Red, è assolutamente sorprendente. Cerchiamo, Riccardo, io vorrei però sentire un po', diciamo, le impressioni un po' di tutti, chi proprio l'ha utilizzata sul campo, che difficoltà ha avuto, quali sono i pregi, che cosa gli è piaciuto tanto. Stefano, faccio un giro veloce. Intanto buonasera, io la mia è stata una fugace esperienza con la Komodo, perché l'ho avuta per poco tempo, insomma all'inizio, una delle prime forse, ma poi è tornata una mamma da papà Riccardo, perché l'avevamo presa insieme proprio per testarla e per fare una serie di iniziative. Quindi ho avuto modo di testarla, e io non scientificamente, però insieme a Riccardo De Santis abbiamo realizzato un piccolo set ad Orte, vicino Orvieto. Abbiamo preso una modella e abbiamo cercato di fare poche immagini, realizzare un test, diciamo, più empirico sul campo, per vedere che sensazioni dava la macchina e come si sarebbe comportata in determinati contesti, sia in interno che in esterno. Che cosa ti è piaciuto della macchina? La qualità, ragazzi. La qualità del file che tira fuori. Innanzitutto, cioè quella è la prima cosa che ho notato. Sul campo mi sono reso subito conto che la gamma dinamica, il range, cioè il dynamic range era alto, altissimo, non l'ho saputo quantificare, se 15, 16 stop, non lo so, però io ho piazzato questa modella davanti a una finestra e sì, ho compensato con della luce ovviamente, ma nemmeno poi così tanto, è in pieno giorno, e poi la macchina mi ha compensato tranquillamente l'immagine. Sì, chi è che mi sta? Io non ti sto chiamando, ma quel video ce l'hai a portata di mano? Posso mandarvi... Mandaci il link, magari anche sul gruppo, così Roberto allora, ce lo condivide. Arrivo subito, se mi date solo un secondo. Intanto do il benvenuto, non riesco a leggere il nome. Ah sì, ciao, buonasera, scusate il ritardo. Problemi tecnici. Fabio? Sì. Ciao Fabio, ciao, piacere. Fabio, piacere, tu l'hai utilizzata invece? Allora, io l'ho utilizzata, non ho avuto purtroppo tanto tempo per fare prove tecniche, però l'ho utilizzata per girare dei piccoli video, ho fatto X Factor quest'anno e durante le performance giravo praticamente dei video che davo in regia e che chiedevo alla regia di staccare in determinati punti. Quindi nel live, nella performance, c'era tutto quello che succedeva live, e a stacco andavamo in full screen con i video che io giravo. Quindi l'ho girata, l'ho provata, ma non ho lavorato tanti file perché non ho avuto modo io fisicamente di farlo, ma solo i miei ragazzi. A me è piaciuta molto, io l'ho comprata a scatola chiusa ancora prima di provarla. Poi ne ho provata una di Riccardo e poi è arrivata la mia. E vabbè, io mi sono trovato benissimo e ne vorrei comprare almeno altre due, ma vediamo. No perché no. Se vendo la mia, Rick, sì, se vendo la mia questo, la più grande, ne compro altre due. Vedo il video. Sì, questo video, voglio soltanto dire una cosa, sì, che non mi aspettavo 10.000 visualizzazioni e una marea enorme di commenti tutti entusiastici da tutto il mondo su sto video qua. No, francamente mi hanno sorpreso proprio la quantità incredibile di commenti positivi. Questo significa che, secondo me, la macchina merita, a parte il discorso
che merita anche la modella, ma su questo insomma poi Riccardo insomma mi è testimone che non è male neanche una modella, insomma, però parliamo di Comodo, quindi vedete, questa è l'immagine che vi dicevo, no? Quella immagine di prima, se volete andare un pochino prima, se è possibile andare un po' indietro, ecco questa immagine qui, vedete dietro era pieno giorno, c'era una luce incredibile, quindi adesso non so se c'è Francesco Morra collegato o meno, no? Insomma, però insomma qui con un Aputure 300X, tra l'altro con softbox messo davanti, siamo riusciti a compensare un interno con una luce esterna in pieno giorno così, quindi cioè, la gamma dinamica secondo me, il range, il dynamic range è enorme questa macchina. Poi, Stefano, che ottiche hai utilizzato per questo primo test? Le Zeiss CP3, sì. Questo era un 35 e un 85, sì. Sì, l'ho trovata splendida, cioè la qualità di questa macchina è incredibile. L'ergonomia non sono riuscito ancora a valutarla più di tanto perché l'ho usata a cavalletto, quindi non l'ho usata a mano, non l'ho usata su gimbal, non saprei dirvi questo, però... Adesso ovviamente YouTube non rende giustizia alla qualità delle immagini, però vi posso garantire che la qualità è veramente strepitosa, almeno a mio avviso, insomma. Ovviamente qui la compressione di YouTube è una cosa vergognosa, insomma, però io questo è un test che ho fatto al massimo della qualità, quindi 6K, HQ, ovviamente R3D. Immagini veramente belle. Cioè, veramente mi sono innamorato di questa macchina qua. Quindi, secondo me, ha tutti i crismi per diventare una macchina importante. È vero, può diventare una macchina, però per essere una macchina in ambiente cinematografico, sono sicuro che voi capirete che c'è un discorso di assetti, di oltre che, per esempio, di frame rate, no? Che è forse l'unica nota dolente di questa macchina. Che si sente la mancanza degli altri frame rate? Sentite, forza, cioè Gigi, anche Gigi? Secondo me sì, sostanzialmente la penso come Stefano, nel senso che ovviamente quando sei fuori a 6K, quando la si imposta a 6K, il frame rate a 40 è un po'... come un dito nel sedere, no? Cioè, sì. non funziona con le nostre luci, flickery, e quindi bisogna comunque scendere fino a 4K. Quella è un po' la pecca. Poi il fattore è difficile da bilanciare, almeno che non si sposta la batteria tutto dietro. Insomma, non è proprio adatta, la si adatta finché si può. L'unica pecca che non ho capito perché Red ha fatto le batterie singole a 7x2 senza un'uscita di tappo, quello secondo me è stato una gran rogna, perché ovviamente se si attacca a monitor, se comunque va a installarsi un teradec, un paralinsi, radiofuochi, hai sempre bisogno comunque di un'alimentazione. E lì ovviamente la camera che abbiamo, la Comodo, devi aggiungere il modulo. Io la vedo così, scusami se ti interrompo. Certo. La vedo così, la vedo che secondo me è stato un modo di Red per strizzare l'occhio. Potete intanto il video è finito, grazie. È stato un modo di Red per strizzare l'occhio ai tanti filmmakers, videomakers, facendo loro intendere che loro puntavano in un discorso di run and gun, no? Per cui quando mi comincio a parlare di focus puller, cioè di troupe molto pesante, di assetti di questo tipo qua, loro dicono, ma noi ce l'abbiamo le macchine per fare quello, no? No, è chiaro il tuo discorso. Quindi per questo che limitano questi aspetti. Può darsi che sia analogico, che ovviamente anche lo sai anche tu, quando sei in giro con una camera che abbia 2 kg in più, ma che abbia già tutta completa con le sue uscite alimentazione, sei ancora più veloce, che è una camera che devi rigare tutta. E la Comodo probabilmente è stata chiusa da quel punto di vista, altrimenti andava a intaccare sicuramente il sopra, né più né meno, ciò che sta già intaccando, perché la gente sta già pensando di vendere le sue per prendere delle Comodo. Alla fine, no? Cioè chi ha una camera dice va bene, io incasso 20.000 euro, mi prendo due Comodo belle complete
e ci giro. Poi se devo fare qualcosa rigato, la riggo, finito il discorso. Perché così, la pensiamo tutti così, è inutile che stiamo a leggerci attorno. Io l'ho ragionata così. Certo, ma quello che ho fatto anch'io, Io ho venduto la mia Mostro, la mia Genimi, la mia Helio, le ho vendute tutte, ho preso le Comodo, né più né meno. No, ma poi anche perché poi esistono, no? Il mercato di terze parti, cioè certo, il Tinta con l'adattatore V-Lock, e a quel punto dietro la V-Lock con tutte le uscite possibili e immaginabili, quella poi ha già anche tutti gli accessi, cioè ha già le più uscite di tap direttamente sull'adattatore, per cui ci attacchi tutto quello che vuoi e risolvi il problema batterie. Sì, anche se ho sempre un po' di paura, perché io non so, tutti voi avete Tilta dietro il sedere, sì, della Comodo. Io sì. È una cosa che quando la guardi dici plastica, mica plastica. Quando cominci a mettere su la batteria lateralmente dici ma sta su sta batteria. Ma nasce per delle compact, sì. Cioè se metti su una compact da 95 watt. Io c'ho questa. Sì. No, però sai, Robby, ti dà proprio quell'idea di dire ma... Sì, beh, certo. Dopo sai da lì cosa? Devi mettere sul il teradec laterale, la maniglia... vedi. Allora, sta facendo vedere. Quei giochi lì che... Però diciamo che non è mai, cioè, mo per l'uso che ne ho fatto la vedo bella agganciata, c'ha un po' di tolleranza, ma secondo me dipende dalla batteria. Sì, io quando era sulla macchina, sul braccio della macchina, attaccato con la batteria, ho preso i santi, speriamo che non si stacchi. È diverso da una macchina professionale dove sai che è tutto lontano e sei sicuro, Però, la Comodo funziona, sicuramente. Devo dire una cosa. Secondo me, poi, è una cosa importante perché ci ascolta. Molti si attendono che sta benedetta Comodo vada su alta negli ISO. Non è così. Questa Comodo, secondo me, va utilizzata 1600 massimo. Sì, pure per me. Né più né meno. È una camera come le nostre Red, come le normali Red, come potrebbe essere una Alexa. Sopra fa fatica, cominciamo a vedere roba che non dovrebbe esserci. Beh, sì, no, ma... Cioè, sai, l'utenza alla fine chiede sempre la macchina da usare al buio, no? Bravo, Robby, è quello che lo dicevo. Sei proprio arrivato al punto, no? La gente si aspetta, la Comodo, 4000 ISO, vado in giro senza fare e finita la storia. Non è così. Per quello comprati la Sony FX6, che c'ha il dual ISO a 12008. La Gemini ha senso, no? In questo senso. Dico, la Gemini... Resta comunque ancora una signora camera. È un'altra fascia, però, Antonio. Parlano di 6.000 euro. No, 7.000 euro, vabbè, secondo me Red qui ha fatto un discorso che è totalmente nuovo per il mondo Red. Il tipo ha fatto, dice, io faccio la camera, poi dopodiché se voi avete le C100, perfetto, potete utilizzare le batterie della C100, ce la mettete dietro. Se già avete un monitor, un recorder, delle C-Fast, cosa che invece prima era molto vincolante il discorso, ossia, è sempre stato vincolante, se non prendi il suo monitor non puoi settare la macchina e il suo DSMC2. Quindi diciamo, prima appunto Gigi parlava del discorso delle batterie, chiaramente... Ma perché non ho scelto delle Sony? Madonna, col suo bel T-Tab dietro USB almeno qualcosa si andava a alimentare. No, perché c'è chiaramente una partnership con Canon su questa macchina. Con un mount R nativo. L'attacco RF già spiega molte cose, cioè io monto l'attacco RF, ti faccio vendere le batterie Canon da mettere dietro come alimentazione, ti do già di serie l'adattatore Canon, però non ti do quello con gli ND, che così poi l'utente, se vuole gli ND interni, ti compra l'altro adattatore, no? Per cui è ovvio che c'è... È un business. Certo, ovviamente. Avete visto come le PP 955, 975 per un periodo era introvabile nel mondo. Infatti penso che tutti noi, io me l'ho comprato le cinesi, no? Che poi sei lì col bottone, sei lì col dito 3 o 4 volte, ok, poi non va, ok. E lì dici, non va lo schermo, non va lo ok, ste batterie cinesi, dici, ma chissà quando arriveranno le Canon. Poi tra l'altro Blue Shape ha fatto ultimamente le batterie, che sono anche loro, Blue Shape sono bravi, non c'è niente da dire. Scusate se vi interrompo, ma sto leggendo un pochino di domande che stanno arrivando sui social. Dice Vince Alba, certo non è una Sony che ormai riprende al buio, ma non è cinema. Invece Davide Battistella, che saluto insieme con Vincenzo Alba, dice Globa Shutter, commenti? Una volta che abbiamo
un fill crew, si passa ad una camera più grande Ranger, e poi audio eccetera, voleva sapere più informazioni su queste cose qua. Beh, allora, sul Sony Cinema penso di poter dire la mia, nel senso che avendo due FX9 e una FX6 in consegna, se Sony la consegna, direi che dire che Sony non fa macchine cinema, fa macchine cinema diverse, cioè oggi la Venice è una macchina che viene utilizzata tranquillamente in tantissimi set, ha una sua color science e un suo tipo di applicazione che va a collocarsi in una fascia di mercato diversa. Poi è ovvio che non puoi prendere una Sony A7S3 e dire ah, ma non ha la stessa pasta, non è lo stesso cinema della Venice. No, non c'entra niente, perché comunque è un sensore 4K Super 35, adesso l'hanno fatto sulla 3, in realtà è full frame, ma comunque è un sensore che viene ottimizzato per collocarsi in quella fascia di prezzo. Cioè Sony stessa nei suoi video dichiara che già la FX6 rispetto alla 7S3 hanno due colorimetrie e due rese diverse. Cioè ti dicono, se li vuoi usare insieme, usare sullo stesso set, ma da due inquadrature diverse, perché comunque la resa è diversa, no? Sono macchine che vanno a collocarsi in fasce di prezzo diverse, in fasce di utilizzo diverse. Per cui da quel punto di vista lì sicuramente Sony ha un suo mercato, che peraltro su quelle macchine lì non è un mercato cinema, no? Nel senso che se mi vendi la macchina che serve per fare, tanto per dire, la FX9 e anche la FX6, anche se in maniera diversa, hanno l'uscita 50i interlacciata in Full HD, che è ovviamente, no, fanno parte di una famiglia che si chiama XDCAM, per cui è comunque un mercato broadcast con utilizzo anche cinematografico. E lì poi, certo, è una resa sulle basse luci, io lo uso normalmente la FX9 a 8000 ISO al buio e fa delle immagini che le guardi e dici ma non c'è rumore. No, perché sono ottimizzate per fare quel mestiere lì. Però poi magari su una resa cinematografica, ovviamente il RAW 16 bit non ce l'ho, devo mettere il modulo esterno, il registratore, un sacco di altre cose che mi portano poi l'FX9 per fare una resa cinematografica a un prezzo da macchina cinematografica. Per cui ogni mercato ha la sua fascia di applicazione, a seconda di quello che compro e anche un po' a seconda di quello che faccio. Perché poi non dimentichiamoci, e qui chiudo un po' il discorso, che giustamente, no, il video dici ah ma che bello questo video fatto con la Red Komodo, e poi dici ma che lenti hai usato? Le CP3. Le CP3 sono, tra virgolette, un buon livello di ingresso in un settore cine. Sopra c'è ovviamente Master Prime, Ultra Prime e tutta una serie di altri prodotti che ovviamente vanno a collocarsi in una fascia cine. Ma se tu hai 100.000 euro di ottiche, non compri la Komodo forse, no? Prendi una macchina diversa, perché fai un mestiere diverso. Per cui è sempre un po' come si colloca la macchina e che cosa fai. Perché poi se compri la Komodo e ci metti davanti un Sigma Art 1835, forse c'è qualcosa che non funziona. Intanto do il benvenuto, grazie Roberto, e do il benvenuto a David Battistella. Ciao David, da Firenze. Ciao. Come stai? Io tutto bene qui a Firenze, dai. Che piacere vederti. Ciao David, hai portato a casa la pianta, sì. Ti ho visto in bicicletta. Sì, l'abbiamo fatto. Ok. David, che idea ti sei fatto di questa macchina? Che cosa pensi? Come l'hai presa l'uscita di questa macchina? L'uscita per me era un po' lenta, perché lo aspettavo un pochettino. E io guarda, devo dire, per l'inizio io sono completamente contento con la mia Epic Dragon. Sto girando tutto con quella macchina lì, conosco il sensore benissimo, ho 3 CP3 qui se voglio girare con quelli, le mie Leica R convertiti in attacco Nikon, ho fatto tutto eccomi. Quindi stavo per passare a questa macchina, io volevo capire, chiaro, se posso avere la borsa più leggera per andare in giro. Le batterie, quanto durano le batterie, quanti minuti abbiamo su questi
dischi. È vero che il Red Code ha cambiato con questa macchina, perché avevo sentito che hanno fatto una nuova versione di Red Code che non è più come quella vecchia del Wavelet, ci vuole un Red Genie specifico. Quindi io, per fare questi passaggi, non è solo il corpo, no? È sempre batterie. E poi l'altra cosa per me, dove sono rimasto un po' perplesso, che era bello se loro creavano qualche cosa per almeno farla andare con un Mix Pre-3, qualcosa che io lo attacco all'audio, accanto al mio Dragon, adesso che faccio la doppia registrazione con il Mix Pre. Cioè, quindi volevo capire in questa maniera, perché è bello di avere questo piccolo corpo e tutto, ma volevo capire da voi come pratico quando comincia a creare, a reggarla, la camera per girare, no? Grazie, scusa. No, grazie per la domanda. Come l'avete, diciamo, accessoriata la vostra macchina? Io personalmente al momento ci ho messo culetto Tirta e con la V-Lock, e la macchina, diciamo, si presenta così, è un pochino più, diciamo, estesa, e ci ho messo una Dyna 98 wattora, insomma, piccolina. E poi sto aspettando il cage di 8-SIN da mettere davanti. Quella batteria quanto ti dura allora? Un'ora, credo, un'ora, un'oretta. Sì, perché io... È di più? Sì, Antonio, deve durare di più, per forza. Davide, però le due perdonami, allora, io alimento anche monitor e nano da qua. Davide, dipende come vuoi andare via per i tuoi lavori. Se ti prefissi che vuoi andare via come la Epic Dragon, che io l'amo ancora perché il sensore Dragon per me è ancora eccelso, c'è quella base che poi con le Leica è quasi irraggiungibile, però se ti prefissi di andare via rigata come la Epic Dragon, ti dico già di andare via con la Epic Dragon. Ok, l'unica differenza che hai è che con la Commodo ovviamente consumi di meno. Se invece te ne vai con la Commodo leggera con le due batterie dietro, che fai circa dalle 3 alle 5 ore a dipendenza se utilizzi le 955 o le 975, vai in giro con una bella maniglietta, il tuo monitorino piccolo, due batterie dietro, allora lì vai veramente leggero. Io solitamente quando esco con le mie belle Nikon, due batterie dietro, e ho qua una borsetta veramente piccola. Se devi già rigarla, alla fine capirai che il corpo macchina comincia a aumentare per la sua lunghezza. E non ha più senso. Non ha, cioè, secondo me, come non dici ha molto tu, senso. Deve essere rigata esattamente come dici tu, perché è una perfetta, secondo me, è una perfetta seconda macchina per fare determinati tipi di lavori. Poi se la devi rigare, cioè devi stare a un livello un po' più su, è giusto avere anche una macchina che ti permette di stare quel gradino in su, se no non ha più senso, no? Sì, io... Cioè, per tutte le robe più action, più fast... Ma sì, poi vi accorgerete comunque che quando ce l'avete qua per mano, l'avete toccata tutti, sto benedetto giocattolo, non ti viene voglia di rigarla, ti viene voglia di lasciarli solo sul monitor sopra, perché ce l'hai qua come un cubetto che la giri dove vuoi tu. È impressionante da quel punto di vista. Lì poi è chiaro che le esigenze, se hai solo quella, devi andare su un set a farla, allora devi per forza rigare, perché devi metterci il PL, perché ci devi mettere il modbox con gli ND davanti, e tutto quello l'allunga. Ma non stiamo parlando di un gran guadagno a confronto a una Epic, dove è ben bilanciato con la sua batteria dietro e ha già tutto. Non so cioè la Epic, come le altre Red, ha già il monitor che viene alimentato, ha un cavo solo, non è un SDI che deve uscire, che magari deve andare nel Teradek, che poi deve alimentarsi col TDAP, non so, cioè. Ma infatti Gigi, buonasera a tutti. Ciao Franco. Ciao raga. Ciao Francesco. Buonasera. Ciao Francesco. Io l'ho testata un po', quella bianca, appena arrivata in Italia, e vi dirò, l'idea che ho avuto quando l'ho avuta tra le mani era di una cosa molto snella, veloce, per lavori dove il setup cinema complica, diciamo così, sia nelle tempistiche che anche nel budget, diciamo così, la riuscita finale.
E quindi con questa qui, secondo me, un documentario, una situazione, diciamo così, gimbal, no? Tipo sotto drone, piuttosto che tutta una serie di cose legate anche videoclip, roba veloce, pratica, e di cui, diciamo, tecnicamente la troupe normale non serve, probabilmente è la migliore soluzione come macchina. Poi la cosa comoda è che si possa arrivare a fare tutto questo con praticamente... cioè un setup cinema anche con quella lì, quindi puoi avere anche una... Scusatemi un attimo, esco dallo studio. Intanto io sto condividendo le immagini live dalla macchina. Ok, Fra, intanto che esci, io volevo rispondere ancora a David che mi chiedeva per la compressione. No, ovviamente questo nuovo codec ha passato da Velvet, non ho ancora guardato sinceramente perché sono sempre fuori per lavoro, però una cosa ti posso dire, David, che il 6K RAW adesso su macchine, io ho comprato un Mac Mini, giusto per provare, riesco a far girare i file della Red comodo tranquillamente, ok? Non in HQ, ma LQMQ. Ciò che lo sai bene anche tu, lo sapete tutti bene, che normalmente non gira, se non dovete mettere un quarto di debayer, scendere, solite storie. Certo, certo. Questa è una cosa che hanno cambiato, hanno velocizzato e funziona, non c'è niente da dire. Ecco. Guarda, anche sul risultato finale del file proprio, cioè nel senso la qualità del file finale, io l'ho provata per esempio sulla timeline assieme alla 8K Helium che ho, e sinceramente l'immagine non è per niente... sottrattiva, cioè può essere tranquillamente matchata. Parliamoci chiaramente, vai terra a terra, io sfido chiunque a vedere, a condizioni di pasta, perché ogni sensore al suo pasta puoi riconoscere il colore, io sfido chiunque, almeno che non hai un monitor 80 pollici, sei a un metro di distanza, a dirti che camera è, se metti lì una Epic, assolutamente una Dragon, assolutamente quindi la comodo ci sta. No, ma è il workflow, è il concetto di workflow, cioè io posso andare in IPP2 e avere lo stesso risultato di macchina sullo stesso set con le stesse ottiche. Quindi è una iper camera B, cioè una grande camera B, perché ha un costo bassissimo e ti dà lo stesso risultato di file delle camere A, diciamo così, del setup Ranger, del setup, perdonatemi, Red. E poi ovviamente il fatto che è veramente un cubetto. Io quando l'ho avuto tra le mani ero rimasto abbastanza basito del fatto che lì dentro ci possa essere tutta quella potenza, no? Perché è veramente, cioè, piccola, proprio piccolissima. Ma poi considerando che in mezzo c'è la parte di ventilazione... raffreddamento che vuoto. Sì, tra l'altro una cosa che asfissia i ragazzi del suono e che ha asfissiato per molti anni, Red, è stata anche la ventilazione, no? Sui close up la ventola fa rumore, una rottura di coglioni sul set, la metto in adattivo, poi in manuale, poi scalda, poi la calibrazione, tra l'altro la calibrazione qua ci mette forse 30 secondi, un minuto, no? Ecco. Molto più veloce del resto. Quello sì. Questa ventilazione non si sente neanche nella comodo, quindi io non ne sento più uno finalmente a venirmi a rompere i coglioni con qual microfono. Sento la ventilazione, no? Che sempre lì di sparo, non faccia caldo. L'ultimo black shading sulla Scarlett a Pasqua, e adesso spero che per Natale sia pronta. La Gemini è peggio. Mamma mia. Per rispondere anche all'ultima domanda dell'audio a David, non lo so David, io per ora sui set che abbiamo girato è stata tutta roba in velocità, spot molto... Quindi non ho messo sinceramente qualcosa che potesse, non so, un XLR o qualcosa del genere. Non l'ho provato, a dire la verità, non ti so rispondere. Sempre solo riferimento intanto quello che registri sulla macchina. Io faccio... Sì, io all'audio scratch e poi vabbè. Ma scusa, a proposito del start time, che è sempre stato un po'... quanto ci vuole per... Uguale. Per intanto è uguale. Quelle cose lì, Red, non... guarda, ha migliorato i black shading, la velocità dei black shading. A certo punto erano a tipo 28 secondi, 27 secondi. Sì, 20 secondi veloce, forse. Però... questo. Oddio, vabbè, io sono... cioè sì, sono abituato, probabilmente Roby con le Sony come le accende ce le ha subito, sì. Io sono abituato, ormai 30 secondi che sia su Red o su Alexa o su qualcos'altro, a parte sulla Venice che è molto veloce, il resto sì, è quella tendenza lì, non si scappa. Autofocus, quindi... l'avete provato? Autofocus, avete fatto qualche test? Io l'ho provato una volta, poi ve lo lascio a voi la risposta. L'ho provato una volta, quando ho perso due take ho detto focus puller, attaccati là,
L'autofocus lo lasciamo agli user Sony con ottiche Sony. Bravo Roby. Sì, la Sony è imbattibile da quel punto di vista ancora. Cosa, non so se ne avete parlato, la cosa secondo me molto interessante è il fatto che il wifi non ha latenza e che puoi gestirla con l'app di Michael Red Control. In maniera veramente eccezionale, cioè hai con un tablet a distanza la possibilità di fare quello che ti pare ed è una cosa interessante, come è molto meglio hanno... di quelle delle camere A e molto meglio anche l'SDI 4K, che è una cosa che non ho mai capito perché Red non piazza sulle sue camere A. Non lo capisco, cioè il fatto di poter fare... Perché dovrebbe fare un debugging per fare un'uscita Red, un'uscita SDI? Mi fai comunque la conversione in macchina ad altissima qualità, in ProRes, in tutte le forme possibili e immaginabili, perché non farmi uscire un SDI con un culetto dedicato? Cioè... No, perché è un circuito in più, cioè un conto è farlo via software, registrarlo, e un conto è paga. Fare un circuito che te lo fa fisicamente, ti dà il segnale... Qua l'hanno messo, peraltro, cioè, questa è l'uscita. No, qua l'hanno messo e l'hanno messo in una, esatto, l'hanno messo anche in una condizione economica molto vantaggiosa, quindi hanno fatto un setup, cioè lo possono fare. Tengo presente che su questo form factor, devo dire che Red è arrivata, io poi sono, e Antonio lo sa meglio di tutti, anche un ZKM user, per cui i cubotti cinesi equivalenti è già un paio d'annetti che passano fra le mani, e devo dire che quelli non si fermano, cioè quelli fanno cose ogni tre giorni, escono con novità di tutti i tipi, e tra l'altro hanno anche, ovviamente, visto che da 20 anni fanno le camere per tutti, probabilmente hanno anche capito come si fanno. Qui secondo me Red doveva andare a colmare un po' quelle che già sono le caratteristiche del mercato in cui si colloca, no? Cioè il videomaker che magari ci pensa ad attaccare il registratore esterno perché vuole farsi il ProRes con il Ninja, lo Shogun, eccetera, ha bisogno di avere un'uscita 4K. Allora, visto che comunque la scelta era SDI, e io condivido la scelta perché l'HDMI ha le latenze, le cose, i formati, connettore che fa schifo, il cavo che non può essere più lungo di tanto, per cui per forza di cose la scelta professionale è l'SDI, e loro hanno scelto di mettere un connettore SDI con un'uscita 4K che tra l'altro è selezionabile, per cui oltretutto posso anche, a seconda di quello che ci attacco, cambiare l'uscita indipendentemente dalla risoluzione con cui lavoro in macchina, che è una cosa anche lì abbastanza interessante, perché per assurdo potrei avere un registratore esterno e farmi dei proxy a bassissima risoluzione mentre sto registrando 6K Red, se poi mi può servire per il montaggio, no? Per cui comunque diciamo che ci sono delle scelte che secondo me sono state assolutamente azzeccate, sicuramente per collocarsi in un mercato che per Red è un po' nuovo, perché questa appunto rimane una camera B da mettere dappertutto, ma diventa per tanti videomaker indipendenti un'ottima camera A. Per cui va a collocarsi in un mercato dove comunque sicuramente il fatto di poter utilizzare una Red e trovarmela al prezzo di una Sony o di una Canon C100 o della nuova C70, insomma comunque in un mercato sotto i 6K diventa una macchina molto interessante per tutta una serie di produzioni. Non dimentichiamoci anche che per la prima volta Red ha abbandonato il suo storage proprietario, per cui C-Fast, e abbiamo certificato anche le SanDisk, per cui cioè, montate quello che volete e non ci sono grossi problemi. Oggi la mia sta lavorando con un C-Fast Pro Grade certificato e una non certificata che funziona benissimo, per cui a tutti gli effetti comunque è una macchina che si colloca e che fa l'occhiolino a un mercato che prima non era quello di Red, no? Dove diciamo che a differenza della Raven, che era un entry level con tante negazioni dal punto di vista, diciamo così, dell'operatività, questa qui è un'altra cosa, cioè è un altro tipo di lavoro. La Raven era meglio dimenticarsela. Sì, però è stato un tentativo di mercato, questo invece è stata una riuscita di mercato, perché l'hanno collocata lì, sanno che serve così, chi lavora così già ha tutto il workflow stabilito, dalle ottiche piuttosto che le schede, tutti resta presso, e quindi sanno che ci possono lavorare comodi, cioè ormai il telefonino la gestisce, quindi
diventa quel tipo di mercato, è quella. E non dimentichiamoci che per la prima volta, tra virgolette, la possibilità di registrare direttamente senza registrare il RAW solo in ProRes 4K 50-60p dal sensore pieno, oltretutto, per cui se non voglio lavorare con un fattore di crop e lavorare con tutto il sensore, registrarmi un file ProRes HQ, mi posso registrare il mio ProRes HQ utilizzandola per un certo tipo di produzione che magari non mi richiede il fatto di avere un file RAW. A proposito, Roberto, è una domanda che anche i nostri spettatori si stanno domandando: quanto pesano i file? Cioè, in un card CFast 2.0 da 512 giga, quanti minuti possiamo girare in Redcode HQ o ProRes al massimo? Allora, Redcode HQ, non so Gigi se sulle produzioni... Luigi anche. Ma guarda, mezz'ora? L'HQ non lo so, però l'MQ fai un esatto. 47-50 minuti, voilà, più o meno. Poi ProRes 422 4K, penso che siamo anche lì molto vicino all'MQ. E poi ti garantisco, perché ultimamente abbiamo fatto dei girati, in 1080 ProRes 422 su una 512 fai 5 ore e 30. Ce ne sta finché vuoi. Fronte gimbal e fronte drone. Come cambia la situazione con questa macchina? C'è la possibilità di mettere con l'uscita anche del Ronin 2S. Come è la situazione? Avete fatto delle prove? So che Riccardo l'ha montata. Non so pure Gigi se hai esperienza in merito. Roberto, ma stai parlando del Ronin 2, quello nuovo? Quello piccolino, sì. SC. No, l'S2, sì. RS2. Cosa volete sapere? Come va? Cioè, è difficile bilanciarla? No, non è difficile, dipende l'ottica che ci avete davanti, perché se avete un'ottica abbastanza lunga, le batterie dietro non vi bastano e vi toccano sul culo. Funziona con delle Leica R, delle Nikon vecchie IS o ottiche abbastanza piccole, in modo tale che con le batterie dietro non riuscite a attaccare. Ottiche cinema, tipo CP3, Summicron? CP3 io l'ho montata senza... L'hai montata, Roby? Io non l'ho provato. Con radiofuoco, con il nano davanti, come monto normalmente sul Ronin. Io tra l'altro poi di solito non monto mai le batterie sulla camera. Alimento tutto dal Ronin con il suo cavetto. Io poi mi sono fatto l'adattatore da Ronin a D-Tap femmina, per cui poi ci attacco tutto quello che mi serve direttamente da lì e uso la batteria del Ronin, che per certi versi è molto più comoda, perché così attacchi tutto da una sola, non hai da cambiare batterie, che poi magari cambi la batteria dietro, devi ribilanciarla perché la batteria è diversa, c'ha un peso diverso. Il Ronin 2 è strafigo. Sì. Due piccolini, leggero, si passa la maniglia. La cosa che piace molto alle persone è che sei con la maniglia, fai il 360, sei tutte quelle belle hai cose visto che Hydra? Potrebbero servire anche per i videoclip. No, è bello, Ronin 2, RS2 funziona. È l'unico gimbal della Ronin che mi piace. Poi io sono su Movi Pro, su quello che è più professionale. Quindi quello più grande. Poi, in tutto ciò, l'RS2, la versione combo, ha anche il suo fuoco, che ti prende, puoi fare il fuoco dalla maniglia. Puoi anche seguire, né, Roby? Cioè, sul tastino del telefono ti segue la persona. Esatto. Roberto, l'hai montata sul drone tu? Non ancora non ce l'ho. Riccardo, non perché non ce l'ha? Perché Riccardo manda subito. Perché? Tanto la puoi mettere in una busta postale, piccolissima. Cioè. La spedisci subito. Secondo voi sarà la nuova camera? Sarà la nuova camera, diciamo, cinema per gli FPV, quelli là, si chiamano così, giusto? Sì. Che esploderà il viserizzo, è già pronto. Abbiamo anche fatto il supportino per la Comodo. Aspettiamo questa benedetta Comodo. E dai, no, così vediamo il risultato. No, è figo, ve lo dico io, è figo. Io sto facendo un progetto con un mio amico. Sto facendo un progetto con un mio amico e lui pure gira un sacco di robe di Red Bull con FPV, dove sta facendo questo drone. E ci metteremo sopra la,
la mia Komodo. Ecco, allora ti do un consiglio. Beviti una bottiglia di vino, perché quando la vedi volare così veloce, fare quelle pirolette e ci sono anche quegli occhiali che viene male e vedi i tuoi 5.000 euro che prima o poi si schiantano. No, figo. A Roma, su un set americano, non faccio il nome, hanno chiamato il più grande pilota FPV al mondo, Johnny FPV. Ah, Johnny FPV. Sì, sì. Ed è caduta due volte, hanno visto rotolare una red per due volte, però non si è fatto niente, la macchina intatta, la macchina intatta. L'hanno rimessa sul drone e ha continuato a girare tranquillamente. Sì, sì, è questione. Roberto, ho una domanda per te. Ho una domanda per Roberto Pinto, vai, Roberto, vai. Ronin RS2 ad alimentare la Komodo. Basta che prendi una dummy battery Canon e gli tagli il filo, fai l'adattatore col D-Tap, io su queste cose qua mi diverto a fare tutte le varie cose, e l'alimenti direttamente da dietro, oppure utilizzi l'alimentatore trovando il connettore LEMO giusto per alimentare la Komodo direttamente con l'uscita 12 volts del Ronin. Ma il Ronin RS2 non ha un uscita 12 volt, a differenza del Ronin S che ce l'aveva. L'RS2 ha soltanto tre porte USB-C che generano 5 volt. Ci sono entrambi. Io non ho provato ancora il 2, per cui sull'1 c'è usato l'adattatore con col cavetto. Sul 2, se hanno tolto questa cosa qui, hanno tolto secondo me uno dei plus del gimbal, perché comunque il fatto di dover utilizzare tutte le alimentazioni, anche ad esempio solo il Nucleus Nano, se lo alimenti con 5 volts via USB, ti muove solo delle ottiche fotografiche ultraleggere, perché sennò non ce la fa proprio il motore. Infatti l'RS2 l'alimenterò tramite una V-mount che metterò sul manubrio del Ronin, che alimenterà a sua volta anche il motore. Non ho alternative, altrimenti non posso utilizzarlo, perché questo sì, Ronin RS2 adesso, non genera 12 volt. Adesso la Tilt sta facendo questo cage per l'RS2, al massimo ti prendi quello, no? Ah, sì. Quindi non stai lì a diventare matto, tanto tu sei già abituato a portare pesi. Sì, a voglia. Vedo sempre con queste bacchette fuori. Però quando posso eliminare qualche grammo lo faccio molto volentieri. No, sicuramente meno pastiglie di Voltaren lo utilizzi con la Komodo rispetto alle altre. Vabbè, la mia schiena mi sta salutando. Avevo una domanda sui matbox, se devi montare un matbox con i rods 15 mm. Ci sono degli accessori. L'altezza che va o ci sono dei adattatori per sotto? Attenzione qui. Qui è un po' perché la macchina è molto compatta, per cui montandola sotto con una normale piastra con rig da 15 tradizionale non riesci. Trovi quello centro della macchina dell'ottica. È troppo basso. Infatti ho ordinato il tilta è molto più alto come piastra, perché ha un rialzo per l'innesto, perché il tilta è un sistema per cui viene montato sotto il cage una piastra sulla quale poi si innesta il rig del 15 con le canne, e quindi ti consente di avere il rialzo giusto per poter poi montare sotto, cioè insomma il tilta hanno studiato un attimo e giustamente dice facciamolo un po' più alto in modo tale da compensare questa maggiore distanza. Anche se poi io su molte lenti, a meno che tu non monti su delle lenti con diametro da 114, la vedo molto con il matbox proprio tilta, giusto per rimanere in casa con il clamp on, quello nuovo, piccolino, che va su fino a 95, per cui lo puoi montare su ottiche frontali con 95 e ha il portafiltro 565x4 tradizionale per montare il filtro ND frontale e mantenere tutto in un assetto molto run and gun, cioè molto leggero, no? Per cui non hai neanche, se non devi mettere follow focus o motori, non hai neanche righe con le canne, è proprio solo la macchina, l'ottica e davanti il matbox col follow focus. Una domanda. Vai Stefano. Chi ha utilizzato l'adattatore RF EF con ND
filtri variabili della Canon. Chi ce l'ha montato? Io ce l'ho installato, ma non l'ho ancora Gigi, utilizzato. Gigi, come Luigi. Allora, Luigi, scusami, Luigi. Funziona? Funziona, ma non sorpassare i 5-6 stop, perché poi okay. La tinta va al magenta senza nessun... Ed è difficile, devi fare anche attenzione, perché poi, io non so voi, ma quella specie di rotellina non capisci mai dov'è. Non c'ha gli stop. Traballa, non capisci, anche se devi stare lì a guardare l'istogramma o scocciarla in un certo punto, perché ti scappa. Però è pulito, no? Gigi, ho visto che c'è un'azienda che produce cartucce di filtri che si mettono, se non erro, proprio Team Dust l'ha pubblicati, si chiamano X4, una cosa del genere. Avete visto sui social? Sono una serie di filtri, perché in realtà Canon ti vende anche l'adattatore senza il filtro, no? Nel senso che l'adattatore è sempre lo stesso. Ha la possibilità di inserire o il polarizzatore circolare o l'ND variabile, per cui fondamentalmente cambia soltanto l'innesto del filtro che vai a inserire dentro l'adattatore. E ovviamente ci sono appunto produttori terzi che hanno fatto la loro serie di adattatori. Io tendenzialmente non sono mai molto propenso a mettere dei filtri tra la lente e il sensore, perché comunque tante volte, anche se il filtro è bellissimo, va a introdurre delle aberrazioni sulla lente che non sono previste né dalla lente né dalla macchina, perché comunque una lente nasce per andare su un determinato sensore direttamente e la macchina, se prevede dei filtri ND interni, ce li ha già interni. Se no, prevede che tu metta un filtro davanti che ha tutta una resa diversa da un punto di vista ottico rispetto a quanto tu metta un filtro dietro. Per cui da quel punto di vista lì la possibilità c'è, è sicuramente una cosa che dà una comodità. Ad esempio, ne stavamo discutendo l'altro giorno con Roberto per montarlo sull'FPV e non avere il problema degli ND frontali, no? Che in questa maniera risolvi in una maniera ultra compatta con l'adattatore e la lente il problema degli ND, che comunque queste macchine non hanno. Cioè la Red continua nella sua scelta, se vuoi può anche essere giustificata, di non mettere degli ND interni alle macchine. Prego, David, prego. Scusa. Questi vari adattatori che vengono fuori per attacchi sulla R, qualcuno farà uno con i drop-in, quelli che poi, quelli retro, vediamo. Sì, i cinesi sono già arrivati, cioè su Zcam c'è il filtro da montare direttamente sul mount, dove puoi montare addirittura un ND elettronico variabile, per cui ha un costo di $500, per cui però è ovviamente sempre una scelta, cioè loro ti dicono se lo vuoi c'è, se no è comunque una cosa a parte. Le macchine, diciamo, più run and gun, ovviamente casa Sony, devono per forza montare degli ND, ormai hanno gli ND elettronico variabile su tutte le macchine, però è un utilizzo diverso, no? Cioè è ovvio che su un set cinematografico dove magari monto delle lenti Cook, delle Master Prime, eccetera, avere il vantaggio di mettergli davanti un ND Schneider magari è molto meglio che non utilizzare un ND interno, che c'è sempre il dubbio sarà buono o no. Cioè mi va a introdurre qualche cosa dove mi fa perdere la qualità magari della lente che ci metto davanti, perché poi se uso 70.000 euro di lente e poi c'è un filtro ND un po' cheap, vado a perdere. Sempre... Prego David, scusami ancora. No, vai. Ma non è... sempre rimanendo in ambiente cinema, se metto la macchina su un Ronin RS2 con appunto un Master Prime, un S4, con un radiofuochi Nucleus M, stabilizza bene o c'è qualche... Posso dare una risposta? Stai utilizzando il Cook S4, hai detto? Sì, Cook S4, Master Prime, Ultra Prime, insomma, io delle lenti. Mettere delle Cook S4 o delle Master Prime su un RS2 mi pare un po'...
Cioè, stiamo già parlando di budget un po' più grossi. Penso che un gimbal sì. un po' più grosso sarebbe più fattibile da quel punto di vista. Non credo che si potrà anche bilanciare bene, ma non credo che ci siano tutti i comfort, ecco. Perché si vuole ricreare quel look da cook, allora uno vuole montare quello sull'RS2, giusto? Da quel che ho capito. Sì, sì. Per fare una inquadratura. Io per intanto ho montato solo delle Leica su Micron da cinema e sì, fa fatica, alla fine fa fatica. Oddio, finché lo si tiene dritto sta, poi nei movimenti bruschi o salite e scendere a rischi che comincia a girare come una trottola. A meno che non vai a appesantire comunque la parte dopo sei coi pesetti dietro, mica pesetti dietro, pesetti sul laterale, alla fine ti prendi il tuo movie o il normale, l'attacchi sì, a due mani è un'altra cosa, no? Che sai che quando sei stanco ti appoggi anche. Esatto. Poi ti metti l'easy rig, insomma. Esatto. Ma con il radiofuochi non dà problemi? E lì anche lì è la solita discussione, stai parlando di cinema, sei fuori con le cook, metti dei radiofuochi, io non so dove giri di solito, perché comunque se sei fuori d'inverno a queste temperature, insomma la lente diventa anche un po' più dura, quindi hai bisogno più forza sui motori, cioè no, sì. Quelli normali che ci sono su fa fatica. Magari poi se sei fuori a fare su un set con le cook eccetera, non monti il Nucleus, ecco, no? Sì. Tra l'altro, ecco una cosa che non ho mai capito di Red, che magari qualcuno di voi mi sa rispondere, è che non ha mai fatto un radiofuoco che gestisce tutta la camera, che se noi prendiamo Alexa, hanno un VCU4, il VCU4 è spettacolare, no? Si esce dalla camera, non deve essere alimentato. Perché Red non è ancora arrivata a fare un oggetto del genere che cioè, su un set è fondamentale. Beh, mi pare che abbia venduto a terze parti, no? Nel senso che RT. Sì, però le terze parti non è la stessa cosa. Tap nel culo della macchina, cavo sull'esterna per poter comandare la camera. Sì. Capisci? Invece avere il gioco dell'RT Motion che sul laterale, senza dover mettere quei cavi esterni, sarebbe il massimo. A DLX, se non erro, tutto montato ho capito, la pana lasciala stare, la pana è qua. Non te la vendono, devi anche noleggiarla. Discutiamo di qualcosa di utile. Perché non è ancora arrivata lì? Non capisco, da quel punto di vista non la capisco. Lo sappiamo benissimo che se uno è sulla steady, se avete la camera sul gimbal, quando avete un radiofuoco dove l'utilizzatore può mettere in play, in rec, cambiare tutti i parametri della camera senza andare là per forza a schiacciare il bottone e spostare la camera, esatto. Perché poi vi bestemmiano dietro, no? Perché non è ancora arrivata lì? Qualcuno mi sa rispondere? Jared, lo contattiamo. Mangiarotti. Penso perché sono focalizzati sui loro prodotti piuttosto che dalle terze parti ho capito Riccardo, terzi prodotti, l'Alexa al VCU4 de Harry, perché non fanno un Red VCU della Red dove fai andare la tua Red Ranger completamente autonoma anche dal fuochista? Cioè, perché non lo fanno? Tra l'altro sono loro che rilasciano i protocolli, quindi tendenzialmente potrebbero farlo già a occhi chiusi. Ho capito. Perché? Diciamo che arrivi tilt anche lì, perché poi alla fine dall'altra parte abbiamo Teradek che è sempre gruppo, per cui con Small HD, eccetera, che c'ha il suo kit, e perché no? Magari da quella parte arriverà. Però poi il problema di Red è che in realtà, secondo me, tante interfacce di comunicazione appunto che esistono per Harry, cioè Harry ha tutto, no? C'ha tutti gli ingressi, c'ha tutte le uscite, c'ha tutti i segnali, c'ha tutto quanto, e ha un protocollo di comunicazione che fa parte dell'infrastruttura, soprattutto sulla Mini, che nasce proprio per essere modulare, no? Perché nella grande c'è già tutto, ma sulla Mini attacchi tutto quanto, nasce per avere un tipo di interfacciamento molto semplice. Red ha sempre avuto il fatto del ci monto sui suoi componenti proprietari che vanno attaccati direttamente sul mio corpo macchina. Poi non però Roby, capisci, guarda, che è assurdo, no? Che quando sei su set grossi ti vedi la tua bella Red montata e VCU della Harry, capisci cosa intendo? Certo. Cioè, perché non è ancora arrivata in un'opzione? Guarda che è importante sta roba, perché quando sei in corsa questa roba snellisce,
non c'è più da domanda... perché in realtà è come se fosse run and gun, cioè tu la cacci dalla cassa e la usi direttamente. Hanno provato con la Ranger, ma non hanno completato. Ma se vi ricordate, è un corpo che è grosso come l'Alexa e gli hanno messo un ingresso XLR. Oh. Due erano brutti. Si vede c'è che anche il sidekick. Non era ancora sceso Alien con la sua forma per fargli una gobba in più. No, però vedo che nessuno mi sa rispondere, quindi sono argomenti abbastanza importanti, perché quando siete fuori su set abbastanza importanti, queste sono il guadagno di soldi e ore. Cioè, non sto parlando Gigi, di... Gigi, magari secondo me... Come gli ND integrati, è una vita che stiamo spingendo. E il ProRes, mi ricordo anche a Devi, stavamo sui forum di Red User anni e anni per avere il doppio in ProRes per i proxy. Abbiamo dovuto star lì a insistere prima che arrivasse il ProRes come proxy per alleggerire il tutto. E gli ND è la stessa cosa, ragazzi. Certo. Gli ND è una cosa importante, perché l'Alexa funziona, la Mini, perché è veloce, fuori dalla scatola, bam, 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 sull'ND, vola da quel punto di vista e fa un ProRes. Red dovrebbe solo correggere quell'attimo, ma non lo fa. Non so se è una questione di testa loro. Beh, come il discorso del doppio slot, perché non ha un doppio slot? Io macchina Red, anche quando... Aspetta, che Davide ha qualcosa da dire. Il doppio slot, quando c'era due schede SRTF, quelle piccole, già dalla Red One, dicevo, ma perché non mettete un doppio slot? E anche la Panasonic in quel momento l'avevano con i loro due punti, il cambio... Cioè, sempre... E poi... Ecco, Riccardo, capisci? Tu devi andare, oltre che a comandare le comodo, devi andare e, con questi fattori che sono importanti per tutti noi sul posto di lavoro, per far sì che le Red comunque vengano adottate più del dovuto. Queste sono cose importanti che ancora tuttora siamo su Red User e non la capiscono. Anche sui forum. Non è vero che non la capiscono, perché... E guarda poi te, siamo passati vent'anni e siamo qui ancora a discutere di ND integrati. Perché, voglio dire, ci saranno delle evoluzioni, 21, 22, 23. Però penso che una progettazione innovativa, nuova, con questi consigli che mi hai detto poco fa... È sicuramente ascoltata e lo sarà sulle prossime release di novità. Non è gente che non sta sul set, non è gente che compra, cioè propone. DMSC2, DMSC3 intanto ne buttano dentro e non arrivano mai a una macchina completa dove ci stanno su e sviluppano un qualcosa di buono, perché anche adesso avrebbero potuto fare diversi target di mostro, diversi sensori, aumentare la colorimetria, mettere una range con gli ND, 2 XLR, fare delle macchine complete e poi a cote un accomodo o qualcosa run and gun che alleggerisca il tutto. Però non, a volte non le capisco, pur che sia Red User, ragazzi. Secondo me il loro mercato di riferimento non richiede questa cosa che tu mi hai detto poco fa, evidentemente. Il mercato di riferimento usa in casa con il loro... con i tuoi colleghi autorevolissimi. Non lo richiede? Non lo so. Insomma, le serie su Netflix le fanno, vuoi che non abbiano queste problematiche? No, vogliono che non abbiano terze parti dove prendono le terze parti? Perché sicuramente una camera come la Range, che hanno fatto la regina degli scacchi, avranno avuto dei Preston, avranno avuto dei VCO4, non so cosa hanno avuto, ma hanno assolutamente avuto assolutamente. Quindi, sì. Devono arrivare a chiudere quel gap per fare una macchina completa, un bel set completo. Perché la Ranger potrebbe essere un bel set, no? Una macchina fuori dalla scatola, pronta, fatta e finita, e con un accomodo a cotè. Devono arrivare a chiudere quel gap. Esattamente, la Ranger è già una macchina che era indirizzata verso il mercato all in one. Ci saranno dei motivi, io non li conosco e non me li dicono. No, ma tu sei bravo, è giusto che medi. Ma la Ranger sì, l'hanno evoluta in cosa? Non è che ha dato più uscite SDI a 4K, hanno dato più XLR. Cosa hanno dato a una Ranger? Parliamoci chiaramente, Riccardo. Robustezza. Hanno dato robustezza, no? Potrebbe essere solo il fattore fuori dalla scatola, dentro la batteria e via. Però una Epic più o meno, o una DMSC2 lì. Cos'è che hanno dato? Hanno fatto un casino perché la forma magari piace, perché...
piace a tutti, allora vendiamo sta Ranger, la Ranger e tutto, ma un fattore? Hanno bisogno anche loro di avere un Jared su Facebook con il quale puoi dirgli direttamente le cose, perché da questo punto di vista Zcam, cioè io devo dire che è incredibile, perché tu gli dici, ah, ma perché sulla prossima versione non implementiamo un anamorfico, truc, e il giorno dopo esce la versione con l'anamorfico, no? Adesso hanno fatto uscire, quando tutti gli hanno detto, ah, ma guarda, esce la Komodo, c'è il sensore Global Shutter, ah, facciamo anche noi, un mese è uscita la versione Global Shutter della Zcam. Per cui di là ascoltano, e secondo me è importante per una casa come Red riuscire a confrontarsi quotidianamente con chi ci lavora con queste macchine, no? Per cui Harry ha tutta un'esperienza che deriva dal cinema e giustamente è abituato ad avere un mercato di gente che dice, no, ma guarda, deve avere questo, 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 questo e questo. Loro si mettono lì da buoni tedeschi e poi lo tirano fuori. Ci mettono magari più tempo, poi magari tirano fuori delle F, che non è stato il miglior successo di Harry, ragionano in una maniera un po' diversa, hanno il loro modo di pensare, però comunque alla fine i prodotti sono completi. Red, da questo punto di vista, cioè io mi chiedo, e speravo che ci fosse sulla Komodo, poi è l'unico appunto che credo di potergli fare, perché non hanno messo il doppio slot CF? Cioè, mettere dentro la doppia C-Fast non ci stava? Ma senti, dalla prima Red One, se è una questione proprio che le vecchie care compact flash, perché la Red One non la dimentichiamo, perché la Red One è un gran ferro ancora. Aveva quattro entrate audio, aveva tutto, dovevano prendere quella macchina e ridurla al 50% del peso della, e diventava più o meno Komodo. No, la Ari, quella che è venuto fuori, non la Mini, la Mini Alexa, diventava quella, no? Okay. Più o meno. Ma invece hanno tagliato le corde a macchine corpo completo, perché la prima l'abbiamo ricevuta tutti, no? Con quella maniglia che non, magari non funzionava nemmeno. Ma hanno tagliato completamente quell'idea e hanno dato a questo corpo modulare, che te crei la camera, cioè un concetto Lego, no? Te prendi e crea la macchina di cui hai bisogno. Se vuoi fare un gimbal, vuoi fare questo, questo, quell'altro. E poi questo Komodo è più in quella venatura lì. Il Ranger hanno attentato a creare una macchina più ma ancora non aveva nemmeno le come hai detto bene Luigi, non ha nemmeno tecnicamente le cose che avevano la Red One, la prima macchina, quindi anche da questo punto di vista. Ma sì, hanno fatto il Global Shutter, che è tanta roba. Ma aspetta, perché vedendo tipo Black Magic, cioè ogni volta quelli lì si vede che fanno dei passi avanti, anche se puoi dire questo, lo so, i highlight sulla Ersa, cioè l'immagine, ok, ma almeno stanno cercando di, e poi vogliono fare proprio come dice Luigi, queste macchine che te la prendi, metti la batteria, vai, sai, time code in, out, sai, tutto quello. È tutto elementare. Tutte le funzioni. È pronto. È un concetto, è veramente concetti diversi. Uno è costruisci la cosa che vuoi e l'altro è qui è la cosa, vai a girare. Ed è, sarà così per un po', penso, perché se non vengono fuori e sviluppano questo Global Shutter e fanno una macchina leggermente più grande, con più alimentata, non lo so. Ma sì. Secondo me il Komodo parte di un concetto di Hasselblad. Hasselblad hanno detto, ah, Ganzo, facciamo un prossimo così, che guardi giù, cioè è proprio... Hai visto, ci sono in giro degli accessori, ho visto che dei personaggi hanno messo la loop tipo Hasselblad. 50% tecnicamente e 50% cool e stile, no? Sì. Anch'io penso così, penso che è un fatto di stile.
Non funziona sempre tutto. No. Però io Red lo vedo un po' come il corrispondente della Apple in altri settori, no? Sì. Cioè, noi siamo un po' Red, quindi sì, ok, non ci sono alcune cose la che... La M1, quando hanno uscito con questo nuovo silicone che hanno fatto loro, la Apple, quando fanno un passo avanti, tagliano così, quando dicono ok, da domani non più OS 9, e fa, cioè lì sei lasciato, e loro sono sempre stati così. Ma però possiamo dire che è bella sta comune. È bella, sì. È bella da morire. Quello che ho visto, come dice Antonio, quello lì che aveva tipo quella forma, cioè, ci richiamava Kubrick sul set, no? Con ha piaciuto un sacco, possiamo tornare un attimo, Luigi, perché te hai detto una cosa mezz'oretta fa adesso del 1600 di un bel artista che ti del senso dell'immagine che si tira fuori, perché la cosa che io piace sempre della Red, della mia Red, che c'è un rumore che richiama, che dà un'estetica all'immagine, né? Non è pulita come una grana, diciamo. Una grana, sì, ma da ed è anche bello. Quindi sì, io sono abbastanza particolare in quelle cose, nel senso che io ho amato pochi sensori di Red. Sono tre sensori che io amo di Red, no? Adesso questa comoda ancora non l'ho provata fino in fondo, però è stato il primo sensore M della Red One, non MX, ma ancora l'M. Lo adoro. Purché abbia 8 stop o quello che, ma quando guardo quell'immagine a me piace un botto. La seconda è stato Dragon e la terza è stato Monstro. Ma parli di Dragon? Quale Dragon? Cioè il sensore Dragon. Dragon, il sensore è uguale sia nel DMSC2, sì. Che dopo ovviamente hai qualche meno rumore perché il DMSC2 era più sviluppato, però Dragon per me anche nelle alte luci è qualcosa di veramente diverso da tutte le altre camere. Ma è un mio problema, non un vostro. È solo comodo, devo dire che io ho fatto fino ad ora 400 ore su questa camera, quindi non posso dirvi cosa piace realmente. Sto vedendo cose belle su comodo, sto vedendo la pasta, la grana, cioè grana che poi sostanzialmente è solo un fattore che non riesce ad andare ad alti ISO, però comodo è nella direzione giusta. Io ho fatto anche diverse prove, siamo stati con 20-30 DOP, io prendo sempre riferimento adesso perché il mercato sopra Roma e anche qua in Svizzera è di Arri, Alexa, ormai tutti escono con l'Alexa e quindi bisogna prendere come riferimento quello. Io ho girato parecchia cosa, ho fatto file con la Comodo, ho fatto file con Alexa e la maggior parte della gente ha fatto molta fatica. Quindi questo mi dà ben sperare che la Comodo è nella direzione giusta, che voi stampate un RAW, che voi stampate un ProRes per essere più veloce, quello che esce è buono ed è quello che vuole la gente, ok? Poi da qui a dirvi prendete la Comodo perché è migliore di questo non mi sento di dirvi. Io a me piace il fatto che Red abbia più sensori perché è un lato artistico. Io scelgo Monstro perché mi dà una sensazione, scelgo Dragon perché mi dà una sensazione. Se noi guardiamo i filmati di Alexa sono tutti belli, però la pasta di Alexa la riconosciamo subito. Well. Questo è il sensore unico di Arri. Che dopo abbia dei vantaggi perché 10 anni che il workflow è quello, che la gente lo conosce bene, che i direttori della fotografia riescono a estrarre al massimo perché è 10 anni che è sul mercato, quello non si può dire niente così. Però a me Red piace perché dà delle possibilità di variazione. Era come quando si sceglieva la pellicola sostanzialmente. Sì, è per questo che non voglio lasciare la Dragon adesso, perché la conosco, vedo la luce... E conosco con questo sensore, con quell'obiettivo, quale immagine posso tirare fuori. Hai fatto proprio quello che doveva fare Red. La Red doveva sviluppare Dragon per tutti questi anni, sviluppare la sua scienza del colore, migliorarla come ha fatto Arri su Alexa. Doveva portare avanti questo sensore in modo tale che quando il direttore della fotografia usciva, sapeva che era una Red. Perché adesso, lo sappiamo tutti ragazzi, uscite con una Helium, con cosa esce? Con la Red? No, aspetta, 8K, Helium, no, si fanno,
noi siamo dei nerd, tutti quelli che state attorno qua, che state guardando, e conosciamo questa storia, ma là fuori, le persone normali, direttore della fotografia, è difficile che gli dici 8K, RAW, no, cazzo l'hard disk, no, non voglio tutti questi file, lo giriamo 5K, lo crop, no, come lo croppi, non puoi scendere, questi fattori alla gente fuori non piace. Piacciono noi, perché noi torniamo a casa sul nostro portatile, il nostro Mac, il nostro workflow, e stiamo lì a guardare 5 volte la timeline. Okay. In realtà qualcuno piace, c'è anche Luca Bigazzi che sì, gli piace molto questo carità, gioco. Bigazzi potrebbe vendere solo Red. Red, potrebbe posso vendere una cosa, di Riccardo. E gira in HDRX, Luca. Sì, poi anche lì uno si chiede, io non so voi, ma ha capito cos'è l'HDRX? Per lui sono soluzioni a problemi. Per lui sono soluzioni a problemi. Quindi se riesce a trovare una soluzione a un problema di tempo sul set, la utilizza ed è così. Sì, lui può portarsi il doppio dei magazzini per girare in HDRX e tirar fuori qualcos'altro, ma non lo so. Sì, sì. 50-60 tera di film, assolutamente. Una cosa volevo dire è che comunque con l'uscita della Komodo, io per esempio sono entrato in Red grazie alla Raven, perché altrimenti non sarei potuto. La Raven. non era accessibile, diciamo, il mondo Red per me. E quindi con la Komodo la cosa interessante è che comunque anche i videomaker che finora desiderano accedere a questo tipo di file, a questo tipo di mondo, possono, di ecosistema, lo possono fare senza spendere troppo. Questa pure è una cosa molto bella che comunque Red ha fatto. Ma infatti è quello che lo rende una macchina interessante, no? Cioè, se fosse uscita la Komodo e fosse costata come la Raven quando è uscita, cioè comunque oltre 10, ne avrebbero vendute 5, 8, 10, cioè Riccardo non avrebbe problemi di consegna di sicuro. Perché comunque è un mercato che oggi non è più un mercato di quel tipo di macchina, no? Cioè il filmmaker indipendente oggi, io ho un po' di tutto, cerco di avere un po' di tutto, mi diverto a volte anche a comprare macchine tipo Zetacam, che compro più per provare, che tra l'altro di cui sono eccezionalmente, anzi se Gigi vuole provarla così farci due prove, io della S6 di Zetacam, guarda, è un'Arri grossa, più piccola della Komodo, cioè tira fuori dei file ProRes bellissimi, tra l'altro loro hanno palesemente copiato, lo dico pubblicamente sul web, però a tutti gli effetti se giri in Z-Log e poi applichi la LUT di Arri tiri fuori esattamente il file come deve essere, per cui casualmente la scienza colore è più o meno quella, no? Per cui mi diverto magari anche a prendere Zetacam, che comunque oggi per un certo tipo di mercato indipendente è una macchina che può essere interessante, però non dimentichiamoci che ci aveva già provato Kinefinity, che tra l'altro con tutta la famiglia Mavo, eccetera, eccetera, ha tirato fuori anche dei prodotti abbastanza interessanti, poi non riescono a commercializzarli perché comunque ad esempio sulla Mavo sbagliano il prezzo, perché non possono pensare di vendere la copia cinese della Red allo stesso prezzo della Red, no, perché se no compro la Red, cioè se devo comprare la Duster allo stesso prezzo del Cayenne, compro il Cayenne. Sì, c'è anche un fattore di conoscenza, ma soprattutto nelle camere, dovete pensare anche che nelle camere come Red o come Arri, la cosa anche importante è che non devono crashare sul set. Esatto. C'è l'assistenza di mezzo, ci sono cose importanti che non devono essere sottovalutate se i vostri progetti hanno un certo tipo di target. Certo, infatti, no, ma io sto parlando di cinema indipendente, no? Per cui comunque gente che l'alternativa oggi, diciamo, è Blackmagic su questa fascia di prezzo, per cui nel momento in cui mi tiro fuori una Red che va, tra virgolette, a rompere le scatole a un mercato Blackmagic, per Red è un passo importante, e per l'utente che fino a ieri era abituato a lavorare col Blackmagic RAW, avere un file una possibilità in più è un altro mondo, no? Cioè, cambia completamente tutto, per cui è una possibilità sicuramente in più, sì, per tutto questo mercato che oggi ha la possibilità di prendere una Red anziché fino a lunedì. Un attimo solo, vicino a Maschera, che c'è Francesco che c'ha il telefono, vai, prego. Vai. Artistico. Vai Robby, vai. No, dicevo che appunto è un mercato che va
a collocarsi come macchina in tutto quello che oggi è sempre stato una lotta tra Sony, Canon, un po' di Panasonic e soprattutto Blackmagic per tutto un certo tipo di prodotti, no? Per cui oggi ho la possibilità di dire no, non prendo più una Ursa G2, ma mi compro una Komodo e provo a vedere come faccio a lavorare, a tirar fuori dei file più interessanti con una macchina che costa meno di un Ursa G2. Per cui è un prodotto veramente interessante per tutta una fascia di mercato, che fino ad oggi si sono spartiti solo, diciamo, altri competitors, no? Per cui per Red è un prodotto che infatti Riccardo credo che appunto sia contentissimo, perché se ne vendono un sacco e ci sono un sacco di persone interessate, anche perché se io dovessi oggi proporre una macchina per fare un film a livello indipendente, sicuramente non sceglierei Blackmagic, perché Blackmagic ha questa filosofia, comprane due che poi se si guasta tanto così vai avanti con l'altra, costa un poco, ne prendi due. Non prenderei magari invece Sony, perché su quella fascia di prezzo, per avere delle determinate caratteristiche, dovrei andare su una Venice, che però è un altro prodotto. L'FX9 potrebbe essere una buona via di mezzo, ma non è il RAW, gli devo mettere il modulo, il registratore, eccetera. Per cui comunque no, sono, diciamo, tutte soluzioni che puntano a un mercato che fino ad oggi non era quello di Red. Tu dici che sei entrato con la Raven, giustamente, e oggi puoi entrare con la Komodo, no? Per cui puoi entrare a far parte con la Komodo di un mercato che non era il tuo. Su questo punto volevo un attimino cogliere l'opportunità per dire, sapere una vostra opinione da puristi, vecchi clienti, fan di Red di vecchia data, David piuttosto che Luigi, altri. Questa esplosione di macchine low price ma alta qualità, qual è questo diciamo così, giocattolino, senza offesa ovviamente per nessuno. Cosa pensate che possa portare? Un aumento dei videomaker di alta qualità che possono aumentare quindi la qualità del media delle produzioni, quindi un aumento del numero di videomaker che accedono a questa qualità con questo apparato, oppure un'altissima concorrenza che possa mettere anche in dubbio la professionalità di chi ha comprato investimenti di fasce di mercato diverse ovviamente con utilizzazioni diverse. Posso dire una cosa? Poi... Cioè, io li conosco tutti e so la storia di ognuno di voi. Posso dire una cosa soltanto al volo? Una visione per il futuro, considerando queste informazioni che vi ho dato e l'estremo successo in Italia di richiesta che stiamo avendo e vendite di questo prodottino. Vorrei sapere una vostra visione da professionista, se vi fa piacere o non vi fa piacere questa esplosione. Io dico una cosa sola, perdonatemi, poi mi taccio subito. Lascio la parola a chi meglio di me senz'altro può rispondere a questa cosa. Però secondo me la Komodo non è una macchina facile, di facile utilizzo, cioè, come dire, la devi saper gestire, è una macchina da presa a tutti gli effetti, non è una specie di videocamera o di reflex o di mirrorless, secondo me, per come la vedo io. Per cui tanti di quei ragazzi che dicono ok, meno male, adesso mi posso fare una vera Red, perché costa diciamo un prezzo accettabile, quindi posso accedere a questo mercato. Ma se non hai, secondo me, un minimo non solo di competenza, ma di abitudine a trattare con le macchine da presa, diciamo, di un certo tipo, secondo me non troverai estremamente facile. Sì, hanno semplificato alcune procedure, sicuramente il fatto che sia leggera e maneggevole può aiutare. Però, per esempio, spingono tanto questo fatto del run and gun. Però per me è una falsa considerazione questa del run and gun, perché secondo me questa macchina può rendere meglio in situazioni diverse dal run and gun, cioè in cui si è strutturato su un set vero. Allora lì questa macchina rende al meglio. Non credo che... Io penso che molti la acquisteranno, ma quelli che non hanno competenza e destrezza e non hanno la professionalità giusta per usare un certo tipo di apparecchiature di questo tipo, si troveranno male.
meglio una Canon che è autofocus, auto iris, auto bianco, auto quello, auto, cioè tutto auto, no? Tutto auto, meglio una Sony Alpha 7S3 che è fantastica, però se loro pensano di fare fighi con la Red, e che però loro pensano di avere tutto facile a portata di mano, per cui io non lo so, ecco, è una mia impressione, secondo me è quella, la devi saper usare come qualsiasi altra macchina da presa vera, secondo me. Io sono d'accordissimo con Stefano, anche perché secondo me la differenza non lo fa la macchina da presa. No. Sì, perché... sai quanta gente la prenderà ma tornerà indietro, ma non perché non è valida la macchina, perché non la usano, non la useranno o spereranno di poterla utilizzare in un certo modo, ma non sarà così per me, almeno per me. Da questo aspetto, Stefano, mi piace molto la manualità della Komodo. Cioè, ancora c'è un obiettivo dove fai apri la diaframma, magari lo usi con le Nikon, lo uso io con... Cioè, di avere questo contatto con l'immagine è un aspetto, per me, creativo molto importante. E mi piace molto. Luigi può essere testimone anche su questa cosa qui. Abbiamo visto tanti che sono venuti su Red User dicendo: oh, ho messo 800 ISO, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. L'immagine, cioè, loro postano un snapshot del file e sotto esposto, cioè, le basi non ci sono. Quindi io sulla professionalità, Riccardo, è sempre sullo schermo. Cioè, la macchina. Qualsiasi macchina, io non guardo mai e pensare quale macchina hanno usato lì. Magari per il crown forse ho chiesto qualche cosa del genere, per la curiosità. Ma la professionalità viene fuori sullo schermo, cioè quello, l'immagine che vedi alla fine della giornata. Quindi io, per me stesso, se mi dai quella Komodo accanto a te, o la Dragon che ho nella borsa qui accanto, in qualche modo farai i miei test per vedere all'inizio quello che posso tirare fuori di quel sensore lì, perché è quello che voglio sapere. Quando c'è quella luce, c'è questa cosa che dico: ah, è arrivato la luce della Red, perché ci sono dei momenti dove la luce giusta arriva e questo sensore si illumina in una maniera proprio incredibile. Sono d'accordissimo con Davide. E poi c'è, perché questo sensore a certo punto, quando arriva una certa luce, si accende. Se la spari in questa direzione o lì, cioè non vedi niente. Quindi io voglio vedere, invece di vedere uno film di 300 milioni, preferisco vedere 600 film di 500 milioni o 1200 film di 250 milioni, 1000 di budget. Invece, cioè, preferisco, con tutte queste macchine, che le persone li prendono e facciano dei film, raccontano delle storie. Voglio vedere più di questo in questo ambiente adesso. Il discorso per me è bello, che noi siamo insieme a parlare tech e siamo un po' dei nerds, come ha detto Luigi. Ma voglio vedere che i giovani prendono queste macchine e raccontano delle storie. Cioè, le storie in questo tempo in Italia o nel mondo, l'abbiamo visto tutto attraverso i social, ma voglio vedere chi ha fatto, chi ha girato, chi ha raccontato la situazione. E per questo forse una macchina piccola, così intima, forse ci spinge le persone a dire: ah, guarda, forse lo posso fare da solo. La cosa che ha piaciuto, parlando di Apple, Stefano, che loro, quando sono usciti con i desktop printer, hanno cambiato tutto, no? Sì. Quando sono usciti con l'audio, ok? L'audio, cioè poi c'era delle persone che hanno creato tutta una musica da loro, con il loro Mac, no? E ora siamo all'epoca con questi nuovi Mac e tutti, e io sono testimone di questa cosa qui, perché ho fatto tutto negli altri 7 film negli ultimi anni qui in Italia, tutti qui da girato apposta, DCP e tutto su quel computer lì. Quindi voglio vedere la prossima generazione, che sono
proprio adatti di essere filmmaker dall'inizio alla fine, non per cancellare tutti i vari lavori che gente possono fare, ma perché anche con la musica, sentire un band come Led Zeppelin, ogni persona porta il suo, no? Ma voglio vedere più film. Spero con macchine così vedrò più film. Pienamente d'accordo, David. Fantastico, Stefano. E ti appoggio. Così anche più film low budget, più film... Guarda, a proposito, volevo citare che, giusto per rimanere in amici che fanno film low budget, un amico comune anche di Riccardo, che è Emanuele Caruso, che è un grande ragazzo albese che fa grandi produzioni. Lui l'ultimo film, tra l'altro, l'ha girato con 2FS7, film che è andato, cioè lungometraggio andato in sala, ha fatto quasi 350.000 euro di incasso in sala, ha venduto a HBO, televisioni varie, disponibile anche su YouTube se te lo vuoi andare a vedere. Si intitola l'ultimo La Terra Buona ed è veramente, cioè, una cosa autoprodotta dove la cosa importante è la storia, no? E lui ama, una volta discutendo con Riccardo a proposito che gli voleva vendere le solite Red, ma no, comprati due o tre Red, e lui ha detto, ma non è che se io lo giro con la Red, quando la gente va a vedere il cinema, il film, mi stacca un biglietto in più al botteghino perché io l'ho girato con la Red. Io racconto la storia, no? Per cui diciamo che oggi tutta questa serie di strumenti che permettono di girare con una qualità completamente diversa rispetto a quella che si poteva raggiungere qualche anno fa, dà la possibilità a molte più persone di raccontare storie. Questo sì, può essere veramente una cosa anche più interessante per la Comodo, perché comunque è un qualche cosa che dà una possibilità in più a chi oggi magari doveva rivolgersi a macchine diverse per poter raccontare una storia in una maniera più facile o più bella. Va bene, Roberto. Allora, giustamente così. Un attimino lanciarmi al discorso di David di prima, quando parlava dell'utilizzo della macchina e tutto. Fondamentalmente, secondo me, quello che manca nel mercato che sta approcciando adesso con Comodo Red è la cultura, che non è quella della sparo gli ISO e ho risolto. Okay. La cultura del metto le luci e risolvo. Nella fotografia. La fotografia manca quella, è quella la cosa che manca e che secondo me, come diceva prima anche Stefano, magari uno compra la Comodo, ha sempre lavorato con l'Alfa 7, cazzo, no, ho fatto la ripresa a 6.400 ISO, c'è un muro. Ma infatti la gente non ha ancora capito che sensori come quello di Alexa o come quello di Red, la differenza la fa quando metti la luce, non quando non c'è. Esatto. Questi sensori escono quando c'è una bella fotografia, quando beccate l'immagine giusta, l'inquadra. Lì è dove vedete che avete... Esatto, è lì dove vedete che un Harry o una Red escono, non prima. Prima sono morte con fronte agli ISO delle camerette più basse. È inutile, sono morte. No, assolutamente. Ma infatti adesso dico, manca proprio una cultura su quello che puoi fare con macchine cinematografiche e quello che puoi fare con macchine, diciamo, consumer. Quando il buon Francesco Morra fa il famoso buio cinematografico, ci spara tanta di quella luce, che dice, ma com'è che è buio? Ma, tra l'altro sta in giro, non so che sta combinando, sta a lavorare. Sto sempre a lavorare, però capito, sì, è così. Cioè, parlaci del buio, dai. Più che il buio, che sembra una cosa da poker, diciamo, è una questione legata veramente alla condizione emozionale. Cioè, quando tu decidi i contrasti sul set, quindi il diaframma, dove è cosa, quello che è in primo piano, cosa non serve, cosa è utile, cosa è emozione, eccetera, è lì che lo fai col tuo esposimetro e col tipo di luce che c'è sotto macchina, sotto mano, e vai a gestire. Cioè, è una questione legata veramente alla condizione sensoriale dello spettatore. E può essere fatta anche con una lucetta cinese, non deve essere piuttosto che con qualcosa di, tra virgolette, diegetico. Il concetto è legato esclusivamente
al fatto, diciamo, nella tecnica, di sapere quel volt che il segnale poi visivo, cioè dallo 0 all'1, dove c'è tutta l'immagine, quanta di quella porzione in red e in ARRI è skin, quanta di quella porzione è praticamente cielo piuttosto che nero. Quello lo dice il direttore della fotografia, e ovviamente io ho vinto premi di fotografia per assurdo con delle Blackmagic Pocket 2K, cioè roba, dei cubotti che non si potevano manco rigare. Quindi è veramente il manico che fa la differenza. La bellezza sta nel, quando facciamo i nerd, nell'avere delle soluzioni tecniche operative. Quindi la Komodo è una soluzione tecnico-operativa, la Epic W era una soluzione tecnico-operativa. Purtroppo loro guardano come se guardassero a un certo centimetro dal naso, non guardano tutto. Forse non gli interessa, forse ci arrivano, però quando prima Gigi diceva il fatto della personalizzazione, del fatto di aggiungere dei moduli che risolvono problemi alla macchina, anche operativi sul set, l'assurdo è che loro lo fanno, cioè loro fanno delle camere, a parte i colori e le personalizzazioni, vabbè, fanno camere per Mindhunter che non esistono, cioè sono solo quelle lì, e le fanno tre, perché ne chiedono tre, ne fanno cinque, perché ne chiedono cinque. Sì, perciò dico, cioè loro se vogliono possono fare certe cose. L'assurdo è che chi interagisce con loro lavora sempre con dei budget altissimi. Non è come noi che lavoriamo con dei budget risicati o giusti, italiani si potrebbe definire, secondo certi canoni. Il concetto è proprio quello, cioè avere dei sistemi di riferimento che siano operativi ma che siano anche utili. Purtroppo, devo dire la verità, loro su questo, lavorando in America e quindi non in Europa, a differenza di ARRI, questo sistema di riferimento, oppure come i cinesi, lavorando in tutto il mondo, ma soprattutto in Cina, i sistemi di riferimento loro sono sballati rispetto al concetto di mercato. Loro, quando arriveranno a fare film come noi, noi li faremo wifi, cioè nel senso li faremo senza, cioè senza niente, proprio col cervello, perché saremo talmente capaci di gestire il mondo senza le infrastrutture che loro ci verranno dietro. Ma ancora adesso i budget dei film americani sono esagerati, sono fuori da ogni concetto. Però poi lo vedi, la differenza la vedi anche nella commercializzazione, nella gestione di qualsiasi tipo di dettaglio, di qualsiasi tipo di condizione, se qualcosa non gli va, se la natura non gli piace, se la ricostruiscono da capo all'interno dei teatri di posa. Quindi loro sono abituati a fare così. Noi no. Cioè, per noi la soluzione di velocità è una soluzione economica, ma soprattutto una soluzione di qualità. Quindi c'ha ragione Gigi quando dice: perché non fanno un modulo così? Perché in America non gli serve, e questo è semplice. Noi abbiamo un derivato americano, probabilmente lì hanno cominciato ad avere un problema di mercato rispetto a tutti i piccoli che facevano tante cose, anche non tra virgolette low budget, ma di velocità, e hanno dovuto fare la Komodo, ma non perché avessero la necessità di invadere il mercato cinese piuttosto che italiano, piuttosto che tedesco, perché lì c'era bisogno di qualcosa di piccolo da utilizzare, perché qualcuno non poteva salire su un drone e fare il gioco, l'FPS, no? Cioè, c'era questo problema, allora facciamo una camera più piccola. Cioè loro sono fatti così, sono geniali, sono folli, annunciano le cose sui social prima che sul sito madre. Io ho avuto una Epic 8K per assurdo a 10.000 euro in meno dal costo del sito, quando è uscita sul sito, e l'ho avuta tipo sei mesi prima che uscisse sul sito. Era una beta di una beta, ma perché ho cliccato sì su Red User, cioè, come non l'idrogeno. È un'azienda normale, esatto, non è un'azienda normale, però l'ascolto secondo me gli appartiene. Quindi dei feedback, per esempio Riccardo, i Riccardos, diciamo così, dei feedback bisogna mandarglieli, perché sì, veramente la soluzione di un modulo che gestisce la macchina, che non sia necessariamente un telefonino che pure ha i suoi limiti, o un tablet, serve. Io spezzo una lancia. Francesco, tu, come tutti noi qua, abbiamo una certa età e abbiamo una certa esperienza. Siamo tutte persone che sanno anche condizioni di luce, cos'è la differenza. Renditi conto che fuori il videomaker è sempre un livello molto basso. Secondo me, la cosa più giusta che uno può fare, anche Riccardo, quando vende una Red, dovrebbe mettergli un direttore della fotografia a fianco, un regista, e cominciare a fare delle istruzioni, perché questa cosa sta veramente degradando. Devo dire che Antonio questo lo fa. Alla rincorsa di qualcosa che non c'è più.
prendo un attimo la palla al balzo su questa cosa che stai dicendo. La mia idea era quella di contattare i direttori della fotografia e andare a fare i breakdown delle scene. Sì, ma lo so, ma è che Francesco ha detto giusto, no? Cioè, se prendi un direttore della fotografia che deve tenere la sua apertura del diaframma perché ha bisogno di una profondità di campo che è quella che non deve variare per tutto il film per dare impressione o variare. Ma lo sa lui, lo so io, lo sappiamo forse noi, il resto o apre tutto, o chiude, o mette su ND. Non, e non lo sa magari nemmeno cose. Il perché lo fa. Ecco, quindi credo che è inutile che stiamo qua a discutere di sta roba, sì, dove andrà a finire tutta sta storia. Probabilmente comodo. Non compra neanche i filtri ND, gira 100 ISO e con l'otturatore un 5 centesimo, no? Esatto, Riccardo ha fatto una domanda che nessuno di noi sa rispondere. Quanto comodo venderà? Non venderà, scusa, quanto potrà essere utile ai videomaker, giusto? No, pensate? La mia domanda era... Da professionisti di primo tempo, come si dice, di Red, cosa pensate di questa esplosione potenziale e già attuale esplosione della macchina? Sinceramente ho paura. Ma ti spiego il motivo. A parte una persona che magari ognuno di voi è indipendente, ha una società che ha un rental, ha una società che deve fare questa cosa, la Comodo, con la qualità che sta dando ora all'uscita di questa camera, vuol dire che le altre sono ferme sullo scaffale. Già erano ferme perché la gente preferisce Alexa da quel punto di vista. Ora, se entra una Comodo a quel prezzo, ovviamente l'individuale non va più in un rental, fa la spesa di 5-6 mila dollari, si prende la Comodo. Quindi questo porterà qualcosa di positivo? Io spero che qualcosa di positivo lo porti, che la gente che compra questa camera faccia delle belle immagini. Beh, ma poi si formi. Che sia questo il target. Secondo me la gente comprerà questa camera perché costa poco, certo, perché è accessibile. Poi però sarà necessario che comprino dei corsi per usarla, perché sì, avere corsi uno strumento fantastico. Ma sì, ma Francesco, la gente va su YouTube, guarda il tipo che c'ha qua la camera, guarda queste cose, poi va e prova, non viene più a fare corsi, è difficile che tu faccia dei corsi, ok? Questa macchina legati però al concetto di fotografia, cioè non all'uso di fotografia, per carità di Dio. Però posso dire una cosa, dipende pure molto da uno come prende la cosa. Ci sono persone che magari si vogliono formare e che vogliono crescere, vogliono capire di più, cioè vogliono crescere nel settore cinema. È una speranza, diciamo che secondo me purtroppo la macchina ha un attacco F, per cui alla fine ci montano sul Sigmart, capisci? Facciamo una politica di cancellazione. Parliamo di fotografia, ma parliamo anche di quello che serve per fare la fotografia, no? Se questa è la macchina che va a sostituire la Sony Alpha 7S3, non dimentichiamoci che le ottiche più diffuse su quella macchina, a dispetto dell'autofocus ottimo delle Sony originali, sono le Sigma, perché la gente compra la lente F1.8 che costa 800 euro e pensa che con quella ha risolto l'acquisto delle lenti, ne compra una e basta. E poi questo mi porta proprio, Roberto, a questo discorso che vogliamo sempre aumentare il sensor, no? Vogliamo 8K, 6K, vogliamo più pixel e li vogliamo... 400 stop di gamma dinamica, che un direttore della fotografia Brown riesce a fare 5 sul sensor. Girare a 1.8 con 8K, secondo me, cioè dovrebbe essere a 11 fuori per vedere tutto. Se vuoi vedere 70 mm la pellicola... Sì. 65-70 mm era per questa per quello, no? Cioè per vedere, cioè i film, paesaggi. Ma guarda, ho un amico di fotografia che ha avuto modo di testare in maniera abbastanza indipendente la famosa Ursa 12K e mi diceva che con lenti Canon Cine, che non sono niente di che, ma insomma era quello che aveva sotto mano per fare il test, a 12K, se chiudi molto il diaframma, inizi a vedere il vetro. Per cui capisci che poi a un certo punto, infatti loro la demo di Blackmagic l'hanno girata con le Ultra Prime per avere delle lenti che a tutti gli effetti gli garantissero la resa migliore, no?
Per cui anche questa rincorsa verso la risoluzione sempre più alta, il RAW sempre più definito, eccetera, eccetera, e poi ci dimentichiamo comunque le basi, perché poi ho la macchina 12K, ma voglio illuminare con i LED cinesi e usare delle lenti da 500 euro per fare la fotografia. Allora c'è qualcosa che non funziona nel mercato, no? Perché non è... utilizzare la RED e poi però ci metto davanti la lente fotografica. Io anni fa avevo un amico che voleva comprare una mira e gli ho detto sì, ho capito, ma poi cosa ci metti davanti? Le Canon foto? Cioè non è la macchina, è tutto il workflow, è tutto l'ambiente, il mercato, tutto quello che ci sta attorno alla macchina che fa la differenza della macchina e della resa della macchina. Come diceva giustamente Gigi, il problema di RED è che poi si perde, tra virgolette, su quello che può essere un sistema completo che permetterebbe di vendere quel tipo di prodotto come soluzione completa per farti il film, no? Sì, ma l'abbiamo visto noi, no? In tutti questi anni, EPP2, Red Color Gamma 4, non ce n'era mai uno che andava. La gente come noi nerd lo ha resettato tutto. Capire, io ho ancora sul desktop la prima scheda che ho girato con la Red One M, ok? La prima scheda di 8 giga. Ok, e ogni volta che esce fuori una nuova color science puoi vedere che cosa, come compare, come l'immagine, puoi capire quanto hanno cambiato attraverso gli anni, no? Con tutti i color science che abbiamo visto. David, dovresti fare un video. No, ma lui sta elencando proprio quello che è stato il casino negli ultimi anni, perché hanno incasinato sta storia, l'hanno incasinata, perché se torniamo indietro all'M1 ce n'era solo uno di scienza di colore ed era quella per tutti. Sì, adesso penso che con l'IPP2 hanno trovato pace. Parliamo dei LUT adesso, no? Non entriamo lì sui LUT. Comunque io, visto che è fatto tardi, io vi saluterei. Sì. Per tutti quelli che ci stanno guardando, se volete prenderla comodo, prendetela, perché secondo me è una camera che ha qualcosa di particolare ed è diversa da tutti i sensori RED che ho visto fino ad ora. Ed è qualcosa che va visto, va provato. Se volete provarla, la dovete provare. Se volete comprarla, compratela. Tanto per il prezzo non penso che ci siano problemi, no? E per il resto sarete contenti, perché sarete in giro con una valigia piccola, almeno che non andate a fare grosse produzioni, e vi dà soddisfazioni sta cameretta. Quando la scoperchiate da quella scatola bianco o nera che sia e la prendete in mano, vi rendete conto che è qualcosa di particolare. Vi piacerà tenerla proprio anche in mano. Ma anche i file sono belli, carini. Non è una camera, come ripeto, da alti ISO, non andate sopra i 1600. Se state sotto, gli date una bella illuminazione, fa un passo rispetto a tutte le altre, ma dovete arrivare lì. Con questo vi saluto. A tutti, grazie. Alla prossima, vi ringrazio. Siete stati la prossima. Cosa fai, Riccardo? DMSC3 con i PP4? Va bene, va. Un altro casino giù. Altre, va bene. Preparo le mani. Dico niente. Facciamo qualcosa qui a Firenze. Facciamo qualcosa. Io voglio ringraziare tutti della compagnia accanto. Qui facciamo, c'è spazio, magari. Spero che finisca presto questo ma periodo. Ma voi siete tutti bloccati, le regioni in Italia sono tutte bloccate, no? Sì. Cioè potete spostarvi, è un casino, non so. Adesso com'è. Sì, un po' forse, magari domani cambiamo tutto rosso. Ok. Noi siamo aperti, quando si apre credo che Riccardo, diciamo che per motivi di lavoro ci si può muovere, però deve essere Riccardo, Francesco, questo qua sotto di me dovrebbe organizzare tra tutti noi un qualcosa, una bella cena magari a Firenze, che è un bel posto dove ci direi. Credo che la compagnia discutere e progredire in determinate cose, come la fotografia, magari facciamo una carta da mandare, un bel foglio tipo il manifesto dell'IPP. La e gente lo mandiamo su a Jared. Fra ha bisogno che devono conoscere Red in un modo migliore, perché adesso la maggior parte della gente odia Red perché non riesce non a capire, capisce. Non la capisce, spiegala poi come vuoi. Comunque deve essere fatto anche un buon lavoro, tutti noi che siamo del mestiere, a cercare di far capire che può essere uno strumento diverso e alternativo a qualcosa che c'è sul mercato. Comunque esatto. Compratela tutti la Comodo, che figa. Grazie, ragazzi. Pensando di prendere una pure io. Vengo grazie giù con una mucca
e con un po' di cioccolato, così siamo a posto a Firenze a trovare. Io voglio ringraziare Riccardo, i due Riccardo di Panatronics, Roberto, ragazzi, David, Luigi, sempre carinissimo ad essere presente nelle nostre dirette. Ciao a tutti. Stefano, Fabio, Francesco e Roberto Leone. Roberto, un abbraccione. Grazie di cuore per essere stati tutti qui con noi. E ricordatevi di seguire sempre Digital Cinema Crew. Noi cercheremo, come è stato suggerito da Luigi, da Francesco, di proporre contenuti che possono essere interessanti per aiutarvi a scegliere i propri strumenti e soprattutto capire diciamo, e formarvi nel mondo della produzione video e cinematografia. Cercheremo comunque di darvi dei contenuti interessanti sotto questo punto di vista. Quindi continuate a seguire i nostri canali, anche Panatronics, che è il nostro partner di questa diretta. Voglio salutarvi tutti, mi ha fatto veramente molto molto piacere rivedervi. Vi mando un abbraccio virtuale a tutti. Grazie Lorenzo. Grazie a te e grazie ai nostri ospiti. Ciao a tutti, grazie, Lorenzo. Alla prossima, alla prossima. Ciao, grazie. Alla prossima puntata. Ciao. Prossimo Cinebreak. Noi ci vediamo il prossimo Cinebreak. Ciao a tutti.